Sono Giulia di Adria e sono in rappresentanza della rete dei comitati Polesana. Allora, intanto buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. È una serata che è stata organizzata da un'esigenza che nasce dal territorio, è un'esigenza di riaprire una discussione vera con delle basi sulla questione della riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle. L'anno scorso, all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato, è stata fatta una conferenza simile ad Adria, durante la quale si è portata a conoscenza della cittadinanza delle ragioni della bocciatura della procedura di valutazione di impatto ambientale. E quello è stato un primo momento di confronto con la cittadinanza su quello che sulle ragioni che stanno bloccando, diciamo, la riconversione a carbone. Ad ottobre è stato organizzato un seminario di una giornata dove si sono approfondite le ragioni del no al carbone, non solo a livello locale, ma a livello nazionale e internazionale. Gli ospiti e i relatori venivano da tutta Italia e hanno portato il loro contributo per aprire l'orizzonte di una questione che è sì locale, ma è soprattutto una questione che riguarda tutti. E ad Adria poi è seguita la manifestazione di cui tutti siete a conoscenza, che ha portato più di 3.000 persone in piazza che hanno rappresentato la voce dei cittadini, che spesso non viene manifestata, e cittadini moltissimi del Polesine, alcune dalle zone limitrofe, dal Ferrarese, da altre zone del Veneto, che hanno dimostrato la contrarietà a questo progetto di riconversione. E finalmente questa sera siamo a Porto Tolle. È molto importante per noi essere qui, perché è vero che è una questione di portata nazionale, perché l'inquinamento che produrrà la centrale non rimarrà solo a Porto Tolle, ma interesserà un raggio di alcune centinaia di chilometri. E il modello energetico che questa centrale propone è un modello che si vuole attuare in Italia, nel mondo, ma che ha delle ripercussioni a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse, il modello energetico, le emissioni di CO2, che non riguardano solo noi. Questo ovviamente non deve, il fatto che questa questione sia di interesse nazionale non vuol dire che non sia anche di interesse locale. Infatti, noi abitanti per primi dobbiamo conoscere il progetto e esprimere il nostro giudizio in merito. Perché prima di tutto noi siamo chiamati a custodire la nostra terra. Enel è una multinazionale che ha un proprio scopo per cui è nata e che fra 10 anni non farà problemi a delocalizzare in un altro posto qualsiasi del mondo. Mentre sarà molto più difficile per noi delocalizzare la nostra vita, i nostri interessi, il nostro lavoro. E che cosa troveremo sul nostro territorio fra 10 anni? Beh, probabilmente un'eredità pesante, un'eredità che non sarà più possibile rispedire al mittente. Quindi nel valutare questa riconversione è opportuno collocare sul piatto della bilancia la nostra salute, la nostra, dei nostri figli, le opportunità di sviluppo che la nostra terra può darci e ovviamente i posti di lavoro che il territorio chiede. E siamo contenti di poter offrire attraverso questa serata degli spunti di riflessione per poter riaprire un dibattito al quale non ci sottraiamo. Allora, per prima cosa darei la parola a Giorgio Crepaldi del Comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle. Buonasera a tutti e grazie della presenza. È consuetudine in manifestazioni come questa, dove siamo ospitati in un'aula parrocchiale, ma comunque un'aula pubblica, dove gli argomenti che si trattano hanno un impatto emotivo e un impatto sociale di grande valore, che l'inizio, l'apertura dei lavori sia offerta al primo cittadino. In tante altre occasioni in cui sono stato presente, così è stato.
Abbiamo visto oggi sui giornali la risposta di Finotti, non è un problema, insomma, conosciamo il suo pensiero e lo rispettiamo. Qualche anno fa la pensavo diversamente, sinceramente, perché mi sono trovato a parlare con lui e lui mi ha detto abbiamo modi di operare diversi, ma puntiamo entrambi ad un unico obiettivo. L'obiettivo è quello di creare uno sviluppo che possa essere compatibile, uno sviluppo che possa essere supportato dalla maggioranza della popolazione preoccupata per la salute, preoccupata per il proprio lavoro, e però che sia proiettato nel futuro in senso veramente reale. Le motivazioni di questa serata, portando i volantini in giro per il comune, mi sono reso conto che era necessario farla ed era necessario farla in questo modo, perché tanti mi hanno chiesto perché non organizzare un dibattito dove ci sia un contraddittorio. Chiamo i tecnici di Enel e fate un contraddittorio con i tecnici che proponete voi. In questo momento credo che non sia matura la cosa. In un futuro in cui avremo la possibilità di farlo, lo faremo ben volentieri. Abbiamo visto che per quanto riguarda il modo di poter proporci alla popolazione abbiamo grosse difficoltà. Difficoltà sui giornali, difficoltà proprio ad avere iniziative come queste che siano costruttive e che non siano motivo di rancori, motivo di contraddizioni, motivo di forti discussioni. Per cui abbiamo visto che attualmente siamo in un muro contro muro. Ci sono i favorevoli al carbone, ci siamo noi che siamo contrari al carbone. Siamo contrari al carbone perché la questione l'abbiamo studiata, l'abbiamo spulciata nei minimi particolari. Il progetto dell'Enel penso che nei nostri archivi sia simile come fascicoli a quelli che ci sono nei ministeri. Credo che il comune di Porto Torri non abbia i documenti che abbiamo noi. E quindi il muro contro muro sul carbone sarà sempre e comunque determinato. Però l'obiettivo qual è? L'obiettivo è che non ci è mai stata data occasione di poter confrontarci in modo sereno, in modo costruttivo, che si possa arrivare a una mediazione, che ci sia, noi siamo convinti che c'è la soluzione che può andare bene a entrambe le parti e siamo convinti che solo per una volontà di Enel che non si arriva a questo. Abbiamo esempi di centrali nel Parco del Ticino, una centrale che è nata a carbone nel 28, che ha subito tutta la trafila dell'olio combustibile e che adesso da un bel po' di anni con le amministrazioni, con la popolazione che si sono unite a mettere le briglie all'Enel, adesso è una centrale che funziona a ciclo combinato. Enel, non trovando più quello che è nelle sue prerogative, quel forte guadagno per quanto riguarda la produzione di energia, quella centrale lì è ceduta a un'altra società. Lo stesso è accaduto a Serre di Ostiglia, una centrale che ha creato un'infinità di problemi, le amministrazioni si sono unite, la popolazione, sono riusciti a mettere l'Enel in costrizione e anche lì la centrale è adesso a gas. Noi siamo gli ultimi degli ultimi e dico questo perché sono vicende che sono state ribadite più volte nei processi in cui abbiamo assistito. La centrale di Porto Torri era l'ultima ad essere messa in cantiere per quanto riguarda i lavori di manutenzione, i lavori di ristrutturazione, ma anche le manutenzioni ordinarie. E quindi, ritorno al discorso, l'obiettivo è che quando ci sarà la possibilità a confrontarci in modo sereno e pacato, noi siamo qui disponibili. Questa è una proposta che lancio naturalmente alle amministrazioni che devono farsi portatori di questa iniziativa. Diciamo che io ho invitato ufficialmente a questa serata la presidenza della provincia con gli assessori e i consiglieri, così come la regione nella figura del suo presidente, vicepresidente, assessori e consiglieri, oltre che tutti i sindaci dei comuni che compongono il parco e l'ente parco stesso. Queste persone sono state invitate tutte ufficialmente o per email o per fax. Ho avuto difficoltà col comune
di papozze perché aveva il fax che non funzionava, mi ha fatto diventare matto due giorni. E un apprezzamento quindi alle risposte che ho avuto via mail di consiglieri regionali, di assessori regionali che pur condividendo l'iniziativa si sono dichiarati, insomma, che erano impegnati e non potevano essere presenti. Cito il consigliere di Torino Cenci, che è presidente della sesta commissione consigliare tra le varie deleghe all'istruzione, attività culturali e ricerca scientifica. L'assessore Maurizio Conti, assessore all'ambiente. L'assessore all'agricoltura della Regione Veneto, Franco Manzato. L'assessore all'economia, sviluppo, ricerca e innovazione, assessore Coppola. Il vicepresidente della Regione, Marino Dorzatto, che ha come deleghe pianificazione territoriale, urbanistica, beni ambientali, culturali e tutela del paesaggio. E poi ancora l'assessore Daniele Stival, identità veneta, caccia, protezione civile e flussi migratori. Una citazione particolare all'assessore Remo Sarnagiotto, che conosciamo da un po' di anni perché più volte ci siamo andati in regione ad assistere ai consigli regionali. Lui proprio mi ha inviato una lettera firmata scusandosi e non può essere presente, però una citazione particolare perché è l'assessore che tra le varie deleghe è quello che si occupa di associazioni no profit e di associazioni di volontariato. Volontariato che è quello che noi, pur nelle difficoltà, pur nelle critiche che abbiamo ricevuto, abbiamo sempre fatto in questi 10 anni. E l'attività del comitato è stata enorme. Un comitato piccolo, una realtà piccola, però siamo partiti subito su vari fronti, abbiamo attaccato nel vero senso della parola in varie direzioni l'Enel, le amministrazioni, quelli che potevano essere secondo noi i nostri avversari, e praticamente dal 2002, quando abbiamo iniziato la nostra attività, siamo arrivati a dei risultati veramente sorprendenti. Nella nostra attività abbiamo fatto osservazioni contrarie al progetto Rimulcio, osservazioni a più riprese contrarie al progetto Carbone, abbiamo trasmesso le osservazioni alla Comunità Europea, abbiamo denunciato per ricadute oleose e emissioni anomale l'Enel nel 2002, abbiamo organizzato convegni informativi, manifestazioni, abbiamo fatto una petizione, ricordate, nel 2003-2004 con 3.900 adesioni, un 2000 circa raccolte nel comune di Porto Tolle, questo era contro il progetto Rimulcio. Abbiamo fatto un'altra denuncia nei confronti di Enel per odori acri, abbiamo fatto un esposto contro l'avvio di un cantiere ritenuto irregolare quando si è trattato di fare un terrapieno di 700.000 metri cubi, mi pare, di sabbia. Abbiamo fatto un esposto sulla crescita delle malattie tumorali nel Delta, un ricorso in Cassazione contro la soluzione degli amministratori delegati e ci è stata data ragione, abbiamo vinto, pur in un'offesa che secondo noi abbiamo ricevuto da tutti gli enti veneti che nella fase del processo di appello hanno rimesso la loro costituzione di parte civile accordandosi con Enel per una transazione che era la cifra decisa in primo grado. E quindi lì ci hanno abbandonato la battaglia, siamo andati avanti da soli, siamo riusciti a fare condannare gli amministratori delegati per danno ambientale, per molestie alla popolazione, danni alle proprietà pubbliche, danni alle proprietà private. Abbiamo fatto il ricorso al TAR contro il decreto del Ministero dell'Ambiente e il decreto di via del 2009, abbiamo fatto il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza sfavorevole del TAR e dopo abbiamo fatto anche il ricorso contro il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Praticamente ne abbiamo fatto 3 ricorsi ufficiali, al secondo il progetto è stato affossato e il terzo ricorso è pendente, però è decaduto in quanto la procedura è stata dichiarata nulla. Quindi abbiamo fatto una causa penale, l'ho detto prima, vinta in primo grado nel 2006, abbiamo fatto una seconda causa vinta in secondo grado a Venezia in appello nel 2009, dove sono stati scagionati gli amministratori delegati in quel caso,
ha fatto ricorso contro questa sentenza, abbiamo vinto in Cassazione. Adesso c'è il processo civile che è iniziato a gennaio di quest'anno per la determinazione dei danni, danni che sono già stati quantificati in primo grado, ammontano a circa 3 milioni di euro, e vedremo insomma cosa succederà nel processo che è stato adesso rinviato nel 2015. La nostra azione che ci prefiggiamo di fare è quella di continuare su questa strada. Vi posso garantire che anche se dovesse andare male quello che succederà, la sentenza del Consiglio di Stato, la nuova espressione che farà il Consiglio di Stato il 13 aprile, per noi non è un problema, è solo un passaggio, perché da lì possiamo ripartire con ricorsi, e se consideriamo i ricorsi per i decreti di via, ne possiamo fare due, per il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico altri due, per le autorizzazioni delle aree che Enel chiede per lo stazionamento delle navi in Alto Adriatico, sono mi pare 4 milioni di metri cubi, altro ricorso anche lì, e quindi la strada, la vedo col muro contro muro, ritorno a dire, la strada diventa lunga ma lunghissima. Io ho concluso e vorrei dire ancora l'ultima cosa proprio riguardo a quello che stiamo vivendo a Porpetolle. Io sinceramente sono molto preoccupato, come lo è moltissima gente di questo territorio, moltissima gente che mi contatta, moltissima gente che mi sprona ad andare avanti, che mi dice mi dispiace di non poter darti supporto pubblico, mi dispiace di non poter appoggiarti quando ci sono le discussioni, effettivamente accade questo, però mi dicono non mollare perché siamo tutti nelle tue mani, siamo tutti nelle mani del vostro comitato che negli anni è riuscito in qualche modo ad imbrigliare questa situazione. Sono preoccupato perché ho visto che proprio recentemente cos'è che si è verificato? Si è verificato che si è messa in scena quella macroscopica sceneggiata della crisi del gas. Qui Enel è subito venuta fuori dicendo che noi siamo pronti a ripartire con la centrale, se ce lo chiedete siamo pronti. Sappiamo bene tutti che questa centrale non può più funzionare. Questa centrale non è in grado di funzionare, questa centrale non ha i gruppi di manutenzione come dice il direttore, ha dei gruppi che gli mancano la turbina e quindi non sono manutenzioni quelli lì, sono parti meccaniche, parti strutturali che sono state messe in altre centrali, quindi non si ha intenzione di ripartire con questa centrale. Però poi cos'è che è uscita come voce? Che bisognava attendere la deroga della Comunità Europea, e qui noi siamo ritornati a dire ancora deroghe, ancora 20 anni di deroghe, ancora pronti a dare la deroga. E il primo cittadino cos'è che ha detto? Da bravo soldatino si è messo sugli attenti e ha detto se c'è bisogno di funzionare noi faremo la nostra parte. E allora quello che ha detto oggi sul giornale cos'è? La tutela della popolazione, della salute, cosa significa questo discorso? Che lui è pronto a fare la sua parte. Una centrale che non può più funzionare, che non rispetta più nessuna normativa, che è mancante di autorizzazione integrata ambientale, e lui è disposto a fare il soldatino sulle attenti a dire se c'è da funzionare, funzioniamo. E la popolazione, la sua popolazione, non va messa al primo posto rispetto agli interessi che ci sono in questa grossa attività. Questo è quello che io faccio di critica all'amministrazione, che mi dispiace non sia presente perché è scorretto parlare agli assenti e non gli si dà motivo occasione di poter replicare. Però il fatto è questo, la costante dell'amministrazione di Porpetolle qual è? È che in tutti questi anni, in tutti gli anni, cos'è che è successo? È successo che il sindaco, oppure il vice sindaco, o l'assessore dei lavori pubblici, o consiglieri, o il presidente del consiglio sono dipendenti Enel, quindi mi pare che questa sia una situazione che si possa andare avanti a tutela della popolazione. Lascio la domanda a voi. Adesso ho visto che sono arrivati i relatori, quindi cediamo subito la parola e vi auguro buona serata e grazie.
Leonardo Setti è docente all'Università di Bologna. Parlerà del bilancio energetico italiano, dello scenario internazionale, aprendo delle prospettive sul futuro. Buonasera a tutti. Dato che grazie per l'invito, devo essere sincero, abbiamo appena finito una cena favolosa, quindi se mi vedete un attimo chiamatemi professore, così, in modo tale che mi riprendo, perché lo dicevo prima a tavola, insomma è difficile parlare dopo aver mangiato bene, come dire. Bene, ma il mio compito è quello di fare un po' il quadro, cioè spesso per esempio, sicuramente anche già nel primo intervento eccetera, insieme con Giorgio, avete parlato del problema, sempre sì, centrale no, c'è una grande discussione, come abbiamo avuto una discussione a giugno dell'anno scorso, nucleare sì, nucleare no, eccetera. Però nessuno realisticamente in Italia, nessuno di noi, conosce realisticamente come sta evolvendo il sistema energetico. Cioè, dove stiamo andando? Per esempio, la domanda che io normalmente faccio durante le conferenze è, e quindi ve la faccio anche a voi, c'è qualcuno di voi che conosce il piano energetico europeo? No. Avete parlato di centrale a carbone, abbiamo votato un referendum a giugno dell'anno scorso, ma nessuno di noi conosce il piano energetico europeo. Allora uno dice, guardi prof, dice, non conosciamo il piano energetico europeo perché è un piano energetico che è uscito un mese fa, e quindi essendo uscito un mese fa è ovvio, non è ancora arrivato, non siamo ancora informati, eccetera. Guardate, il piano energetico europeo è uscito aprile del 2010. Sono 2 anni che c'è un piano energetico europeo, eppure in Italia ancora non l'abbiamo recepito. Cioè in Italia ancora non si parla del piano energetico europeo. Cosa dice il piano energetico europeo? Ma vedete, il piano energetico europeo dice che al 2050, che siamo fondamentalmente qui, vedete questo, l'80% di tutta l'energia che consumeremo e quindi che produrremo dovrà essere coperta da rinnovabile, dall'energia rinnovabile. L'80% è questo. Poi ci sarà un 10% di nucleare e un 10% di combustibili fossili. Quando noi siamo andati a votare a giugno del 2011 sul nucleare sì, nucleare no, e c'era qualcuno che diceva, guardate che in realtà tutto il mondo si sta nuclearizzando, l'Europa si sta nuclearizzando, l'energia del futuro è l'energia nucleare. Noi abbiamo votato e abbiamo detto, no, secondo voi forse non è così, no, la gran parte dei cittadini italiani ha detto, no, per noi non è così. E guardate, questo 10%, se voi andate a vedere, è meno della metà di quello che abbiamo oggi. Cioè, al 2050, cioè tra 40 anni, in Europa, cioè dove siamo noi, ci sarà meno della metà del nucleare di oggi. E uno dice, ma come? Ma questo però non lo sapevamo. Noi abbiamo votato a un referendum, però nessuno ci aveva dato questa tipologia di informazione, per esempio. E eravamo ancora convinti che si dovesse votare una tecnologia. No, guardate, c'è già qualcuno, compreso noi, che ha già scelto un altro percorso. Al 2050 dovremo ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'80-100%. Questo vuol dire ridurre i consumi finali di tutto quello che noi consumiamo, termico, elettrico, automobili, trasporti, eccetera, eccetera, del 42%. E non è poco, eh? Energie rinnovabili per l'80-100%, minimo l'80%. Cioè questo è il piano energetico europeo. Questo significa, come io amo chiamare, che al 2050 l'Europa, cioè tra 40 anni l'Europa sarà un'Europa solare. Quando parlo di Europa solare non vuol dire l'Europa fotovoltaica, perché in realtà con solare si intendono tutte le rinnovabili, perché c'è una sola rinnovabile che non è solare, che è geotermico. Tutte le altre rinnovabili sono solari, perché se io voglio fare dell'eolico ho bisogno del sole, cioè il ciclo del vento è legato al sole. Se voglio fare dell'idroelettrico ho bisogno del sole, se voglio fare delle biomasse ho bisogno del sole, quindi tutta l'energia rinnovabile è solare. Per cui l'Europa sarà solare. Questo è un punto che però nessuno di noi aveva ben chiaro. Intanto sapere che è così è già importante. Poi dobbiamo vedere che cosa si intende la torta, cioè cos'è che deve diventare 80%. Beh, 80% di energia rinnovabile è questa torta qua, questi sono i consumi italiani, vedete? Il 50% dei nostri consumi sono termico, scaldare dell'acqua per il riscaldamento. Il 30% dei nostri consumi sono trasporti, che voglio dire
gasolio e benzina al 90, oltre il 95%. Il 20% dei nostri consumi è elettrico. Noi quando parliamo di energia elettrica, centrali, così come di rinnovabili, ci riferiamo sempre a quel 20% lì. Ma il nostro problema sarà quel 50% di energia termica che dobbiamo produrre da rinnovabile e quei trasporti che costituiscono il 30%. Questo è il grosso problema. E quindi anche questo ci fa capire che forse anche di fronte a questo dobbiamo avere una strategia, perché se no tra 40 anni è molto difficile che riusciremo ad aggredire questa torta. Beh, questa torta tra 40 anni è molto probabilmente andrà... Professore, sì. Senta un attimo, come mai dal 100% è sempre 31 di quel grafico là? Ma c'è la somma? No, 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 quelli lì sono le percentuali di ogni singolo settore. Quello dentro nel diagramma. Sì. No, queste sono milioni di tonnellate di petrolio equivalente, non sono percentuali quelle lì. Non è 42%, sono milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Questo è importante. Allora, non è percentuale, queste sono milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Cioè è la quantità di energia che consumiamo, non è la percentuale. Non è la percentuale. La percentuale è come dire la verità occhio fondamentalmente. Okay? Allora, questa è una data importante perché sicuramente questa torta al 2050 sarà una torta elettrica. Però per arrivare a produrre energia termica anche attraverso l'elettrico dovremo riconvertire completamente, riqualificare completamente le nostre case. Perché? Perché per produrre energia termica attraverso l'elettrico lo possiamo fare, quelle che si chiamano tecnicamente le pompe di calore. Però generalmente una pompa di calore per funzionare bene deve essere, come si dice tecnicamente, a bassa entalpia. Per essere a bassa entalpia la nostra casa deve essere costruita in modo che possa essere alimentata a bassa entalpia. Per esempio, il riscaldamento del pavimento è un tipico esempio di bassa entalpia. Se voi pensate, è molto difficile riqualificare le nostre case oggi esistenti facendo queste, inserendo queste tipologie di tecnologie. Quindi sicuramente noi avremo bisogno comunque di un'energia termica rinnovabile al 2050. L'Europa ha messo in atto il suo percorso. Quello che noi conosciamo come 20-20-20 in realtà è solo il primo scalino, non è l'obiettivo finale, perché l'obiettivo finale è quello del 2050, dove l'80% di tutta l'energia sarà rinnovabile. Ora, il 20-20-20 ci dice che noi al 2020 dovremo ridurre, l'Europa dovrà ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20%, dovrà portare le rinnovabili su quella torta che avete visto prima al 20%, e dovremo ridurre i consumi del 20% della torta che voi avete visto. Ora, al 2020 l'obiettivo di riduzione delle emissioni, che è la prima colonna che voi vedete qua, questo obiettivo qua, di riduzione delle emissioni, e l'obiettivo delle rinnovabili lo raggiungeremo. Probabilmente lo supereremo anche. Oggi in termini di rinnovabili, per esempio, l'Europa già copre della sua torta il 13%. Quindi questo lo arriveremo anche a superare. In realtà non raggiungeremo l'obiettivo della riduzione dei consumi, cioè al 2020 molto probabilmente ci fermeremo al meno 10% di riduzione dei consumi. Perché succede questo? Perché mentre questi due obiettivi sono retti da due direttive europee, vuol dire che è obbligatorio farlo, questo no, questa è solo una linea di indirizzo. Perché una linea di indirizzo? Perché l'Europa, nella mentalità della Commissione Europea, dice: siccome voi dovete fare il 20% di rinnovabili su quella torta lì, vi conviene ridurre la dimensione della torta al fine di fare meno rinnovabili, perché se la torta è più piccola, il 20% di una torta più piccola vuol dire investire meno in rinnovabili. Quindi vuol dire ci ha invitato a ridurre i consumi. Ma siccome ci ha invitato a ridurre i consumi e non ce l'ha reso obbligatorio, allora gli Stati membri, come dire, non si sono mossi molto. Per cui questo è il motivo per cui ci fermeremo al 10%. È anche il motivo per cui la Commissione Europea ha detto: bene, allora, siccome è così, facciamo partire l'iter per la nuova direttiva europea. Una direttiva europea, l'iter è partito a luglio del 2011, finirà a giugno del 2014 e sarà la direttiva che obbligherà gli Stati membri a ridurre i consumi. È una direttiva che coprirà tutti, settore pubblico, famiglie, servizi, produzione di energia, industria, tutti saranno coinvolti in questo. L'Europa dovrà raggiungere il 20%, l'Italia oggi dai documenti che stanno girando in Commissione Europea dovrà ridurre le sue emissioni del 24%.
Quindi tutta quella torta che avevamo visto prima, obbligatoriamente noi dovremmo ridurre i consumi del 24%. E anche questo è un dato importante, perché? Beh, perché questo si allaccia a un meccanismo che è quello che adesso vi andrò a descrivere con la direttiva 28. La direttiva 28, che è uscita ad aprile del 2009, la direttiva europea, è la direttiva che dà l'obbligo a tutti gli stati membri in ambito di obiettivi di energie rinnovabili. L'Italia ha come obiettivo, questo è il tabellone con tutti gli stati membri, questo è l'obiettivo che ogni stato membro della comunità europea deve raggiungere, l'obiettivo dell'Italia è il 17%. Cioè, per permettere all'Europa di raggiungere il 20%, l'Italia, lei, dovrà obbligatoriamente arrivare al 17% di energie rinnovabili sulla torta che avete visto prima. Ora, all'interno di questa direttiva c'è un'altra indicazione. Dice il 10% di tutta l'energia che noi consumiamo nei trasporti, cioè nella fetta della torta che avete visto prima, trasporti, dovrà essere coperta da fonte rinnovabile. Questo, per semplificare il concetto, significa che tra 8 anni una macchina su 10 dovrà essere alimentata a fonte rinnovabile. Ora, qui dentro saranno centinaia di persone, forse, forse poco meno, centinaia. Beh, 10 di noi tra 8 anni avranno l'auto alimentata a fonte rinnovabile. Adesso vi faccio una domanda. Voi ve lo immaginate questa fonte rinnovabile? Abbiamo un'idea di quale sarà la fonte rinnovabile con cui noi alimenteremo l'automobile? C'è qualcuno che ha un'idea? Te lo chiedo proprio, Idrogeno, per esempio. Oppure? Gas. Biogas. Elettrico. Guardate che deve essere proprio da fonte rinnovabile. Quindi deve essere un idrogeno prodotto da fonte rinnovabile. Un elettrico prodotto da fonte rinnovabile. Non può essere l'auto elettrica alimentata da una centrale termoelettrica. Deve essere proprio un elettrico prodotto da fonte rinnovabile. Sapete perché non abbiamo la risposta? Perché l'Italia non ha un piano strategico sui trasporti. Non ce l'ha. Ma se voi oggi andate per esempio in Svezia, se voi andate in Danimarca, se voi andate in Francia, se voi andate in Germania, a questa domanda vi sanno rispondere. Per esempio oggi in Svezia ci sono più di 28 milioni di metri cubi di biometano, cioè biogas purificato, che si sono già immessi nella rete, e quando uno va alla pompa di benzina a fare il metano, può fare biometano nella sua automobile. Voi pensate che noi oggi utilizziamo ancora i fondi ministeriali per dimostrare che un autobus può andare a biogas. Noi siamo ancora a questo livello qua. Noi siamo ancora al livello che dobbiamo fare i prototipi per dimostrare che è possibile farlo. Gli altri stanno già alimentando le proprie automobili direttamente col biogas. Ora, questo è importante però saperlo, perché vuol dire che noi, per una qualche ragione, il ragionamento che stiamo facendo sull'energia sta mancando un po' di informazioni varie, no? Poi c'è un'altra indicazione, che questa sembra fatta proprio per l'Italia. Dice, guardate, la Commissione Europea dice, guardate, non è che adesso ci siamo dati gli obblighi e poi dopo ci rivediamo al 2020 e valutiamo chi ha raggiunto l'obiettivo piuttosto che chi non l'ha raggiunto, eccetera. No, noi al 2012, cioè tra 10 mesi, dobbiamo già rendicontare il 20% del nostro percorso. Al 2014 il 30%, al 2016 il 45%, al 2018 il 65%. Cioè ogni 2 anni dobbiamo rendicontare. Io mi occupo di bilanci energetici, mi sto occupando del piano energetico regionale, sto seguendo 42 piani energetici comunali. A livello nazionale oggi, quando rendicontiamo il bilancio energetico, rendicontiamo il 2010. Non riusciamo a rendicontare bene il 2011, rendicontiamo il 2010. È come se un'impresa dicesse all'ufficio delle entrate, guardate, vi accontentate del bilancio del 2010 perché non siamo riusciti a fare quello del 2011 perché la nostra amministrazione, la ragioneria, non ce l'ha fatta, vi accontentate di quello del 2010? Beh, immaginate cosa potrebbe rispondere l'agenzia delle entrate, dice no. Questa è la stessa cosa, noi ci presentiamo a questo appuntamento che non abbiamo ancora la capacità di fare bilancio. Se voi andate a vedere i bilanci energetici delle regioni, sono fermi al 2007, al 2008. Se voi andate a vedere quelli dei comuni, manco ce l'hanno il bilancio. Per dire, e noi tra 10 mesi dobbiamo già rendicontare. Cos'è che deve fare l'Italia? Vedete,
con la linea blu, quella linea blu lì, sono tutte le rinnovabili che noi dovremmo fare fino al 2020, la quantità, questa è espressa in milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Noi esprimiamo l'energia sempre in petrolio perché negli ultimi 150 anni, come dire, si è sviluppato quel sistema energetico, quindi è diventato la nostra unità di misura, perché in realtà non è che tutta l'energia è prodotta dal petrolio, però la utilizziamo come unità di misura, quindi voi i MTEP vuol dire milioni di tonnellate di petrolio equivalente. Ora, in giallo è la velocità dell'Italia, quella che aveva tra il 2005 e il 2008, vedete? Questa era la velocità che avevamo noi. In rosso è la velocità della Germania rispetto al suo obiettivo, tra il 2005 e il 2008, in quel triennio. Ora, quando si va a rendicontare, 2012, 2014, 2016, chi è al di sotto di quella linea blu avrà contratto debiti, chi è al di sopra di quella linea blu avrà maturato crediti. Quindi quando si va a bilancio bisogna ripianare i debiti con i crediti. Vuol dire che chi ha debito, cioè chi sta sotto, deve comprare credito. Come si ripiana questo? Beh, un meccanismo simile a quello del protocollo di Kyoto. Noi, nel protocollo di Kyoto, siamo, rispetto alle emissioni, siamo a debito. Come facciamo a ripianare il nostro debito? Compriamo dei fogli di carta di chi ha maturato crediti, cioè da chi ha ridotto le emissioni di più di noi, di più rispetto a quello che doveva fare nel suo obiettivo. Quindi, qualche anno fa l'Italia ha deciso strategicamente se gli conveniva di più pagare crediti, cioè comprare crediti, o investire in riduzione delle emissioni. Attorno al 2007-2008 l'Italia ha detto no, ma forse tutto sommato ci conviene di più comprare crediti, e quindi non abbiamo investito nella riduzione delle emissioni. Poi c'è stata la crisi economica, oggi le emissioni le abbiamo ridotte per forza perché abbiamo chiuso le imprese e quindi, come dire, il nostro debito si è un po' ridotto, ma semplicemente perché siamo un po' più poveri, non perché abbiamo forse restituito qualcosa. Beh, qui no. Quella differenza che voi vedete lì è tutta energia da fonte rinnovabile che noi dobbiamo obbligatoriamente importare. Vuol dire, quale sarà questa energia che noi possiamo importare? L'unica che possiamo importare, possibile, è energia elettrica. Non possiamo importare altra energia, perché non importeremo mai biocombustibili. Quindi l'unica energia che noi importeremo sarà energia elettrica. Vuol dire che quella differenza lì è tutta energia elettrica che noi dobbiamo obbligatoriamente importare da fonte rinnovabile. Tanto per farvi capire, quando noi siamo andati a votare sul nucleare a giugno del 2011, però non lo sapevamo questo. E qual era il piano strategico che avevamo a livello nazionale? Era quello di costruire 5 reattori nucleari per accendere eventualmente nel 2020, come idea un po' bizzarra, ma diciamo, questa era l'ipotesi, accendere nel 2020 e poi, nello stesso momento in cui eravamo pronti ad accendere i reattori nucleari per chiudere il rubinetto con la Francia, da cui noi importiamo il reattore nucleare, in maniera particolare di notte, dover tenere spente le centrali perché non avendo temperato la direttiva 28 saremmo stati costretti ad importare la stessa quantità da fonte rinnovabile. Perché questo è il meccanismo dei debiti e dei crediti. Cioè se noi siamo a debito, la centrale va tenuta chiusa per permettere al sistema di importare energia da fonte rinnovabile. Anche questo deve saperlo però, perché da un punto di vista strategico è importante nel momento in cui si va a votare sapere che c'è un meccanismo di questo tipo dietro, no? Bene, in realtà l'Italia fortunatamente si è mossa indipendentemente e in un solo anno, tra il 2008 e il 2009, ha aumentato di 5 volte la velocità con cui installa energia da fonte rinnovabile. Cioè passate da 0,3 milioni di tempo ogni anno a 1,6 milioni di tempo ogni anno. E quindi al 2012 molto probabilmente noi ci sistemeremo circa qui, cioè probabilmente leggermente a credito. Come abbiamo fatto a fare questo risultato? Uno dice, ah però, eravamo a debito, siamo a credito. Beh, guardate, ve lo faccio vedere con una tecnologia che è quella fotovoltaica. Perché questo è importante anche essere consapevoli di questo. Quello che voi vedete qua, questa linea nera, questo è tutto il fotovoltaico che ha installato la Germania dal 1991 a oggi. La Germania oggi ha installato qualcosa come 25.000 megawatt di energia fotovoltaica, 25 gigawatt di potenza fotovoltaica. La Germania è iniziata nel 1991, il conto energia tedesco nasce nel 1991. Sono 20 anni che le famiglie tedesche
tutte le famiglie tedesche, comprese le imprese, stanno contribuendo per il fotovoltaico tedesco. 20 anni che lo stanno facendo. Però in questi 20 anni hanno costruito tutta la filiera industriale. Cioè hanno costruito imprese, posti di lavoro, e c'è tutta la filiera industriale tedesca. Stanno vendendo tecnologia, è leader mondiale nella tecnologia fotovoltaica. Dove poi inizia il fotovoltaico in Italia? In Italia il fotovoltaico inizia nel 2005 con Teleragia e diventa operativo nel 2006. Vedete? Quando si è cominciato a parlare del ritorno del nucleare, ed eravamo attorno al 2008, si diceva nella discussione, dice, ma voi che parlate di rinnovabile fate bene, ma la rinnovabile incide poco. Voi pensate che col fotovoltaico non siamo neanche allo 0,1% del fabbisogno di energia elettrica nazionale. Cioè, prima di riuscire a fare dei numeri concreti, ma ci vorrà un sacco di tempo. Voi pensate che l'idroelettrico è al 14% come incidenza, che è la rinnovabile per eccedenza, è la rinnovabile che noi utilizziamo come riferimento, è al 14%. Ma quando ci metteremo a fare il 14%? Ci vorranno decenni per arrivare. Beh, allora, alla fine del 2009, questo era al 2008, alla fine del 2009 l'incidenza del fotovoltaico in Italia era dello 0,3%, adesso faccio vedere tutto, adesso forse non si vede, 0,3%, vedete? Alla fine del 2010 in Italia erano installati 3200 megawatt di fotovoltaico, 3,2 gigawatt di potenza fotovoltaica, l'incidenza era 1,2%. Alla fine del 2011, scusate, il 9 di ottobre del 2011 in Italia abbiamo toccato i 10.000 megawatt fotovoltaici, 10 gigawatt di potenza fotovoltaica, l'incidenza era il 3,7%. 10 gigawatt di potenza fotovoltaica vuol dire immettere nella rete ogni anno 12 miliardi di kilowattora elettrici prodotti da fotovoltaico, che è l'equivalente di quanto produce un reattore nucleare da 1600 megawatt. O una centrale a carbone da 1600 megawatt. Questo l'abbiamo fatto il 9 di ottobre del 2011. Cioè, settembre. C'è qualcuno che sapeva questo tra di voi? C'è qualcuno che aveva conoscenza di questo dato? Pochissimi, pochissimi. Non se ne è quasi parlato. Abbiamo fatto un reattore nucleare. Beh, io lo dicevo in una conferenza a Trento sui cambiamenti climatici. Qualcuno ha recepito il messaggio, oggi se andate a digitare su blog, su Google, il mio nome, vengono fuori una serie di blog che dicono, che io dico, che al 2020 avremo 5 reattori nucleari da fotovoltaico, perché siccome ne facciamo uno ogni 2 anni, al 2020 ne avremo 5. E quindi automaticamente abbiamo già ampiamente sostituito le centrali nucleari che avremmo dovuto fare. Ovviamente non è così banale la questione, però il dato di fatto è quello, cioè in 2 anni abbiamo fatto l'equivalente di un reattore nucleare. Oggi in Italia sono installati qualcosa come 13.000 megawatt, 13 gigawatt. Per il 2012, quest'anno, sono già previsti altri, in autorizzazione, altri 9.000 megawatt. Cioè raggiungeremo qualcosa come quasi quello che oggi ha installato la Germania sul suo territorio, con un valore molto più alto perché noi abbiamo il 20% in più di sole, quindi produciamo molto di più di quanto produce la Germania con il suo fotovoltaico. Ora, la gente dice, sì vabbè, ma questo incide sul sistema elettrico, cioè sta incidendo oggi, perché qualcuno ci sta dicendo oggi, se aprite il telegiornale oggi, la notizia è, da qui al 1° di maggio l'energia elettrica aumenterà del 9%, il gas del 1,9%. E uno dice, ma come? Questo incide o non incide? Beh, adesso vi faccio vedere come incide questo, ve lo faccio vedere con questo iniziale confronto, poi ve ne farò vedere un altro. Beh, guardate, questa è la richiesta di energia elettrica di una giornata tipo mercoledì del 18 di ottobre del 2009, che è un mercoledì, che è il mercoledì è il giorno di riferimento normalmente per quanto riguarda la potenza richiesta alla rete, perché generalmente è la giornata lavorativa per eccellenza, cioè quella dove in linea teorica tutto dovrebbe essere aperto. Da 1 di notte a mezzanotte, vedete? In verde è quello che noi chiediamo alla rete, in verde. In rosso quindi è poco di notte, tra l'1 e le 7, ovviamente a mano che si accendono le fabbriche, gli uffici eccetera eccetera raggiunge il suo picco verso mezzogiorno, poi rimane più o meno costante fino alle 8 di sera, poi va calando. In rosso, vedete, quello è il prezzo del kilowattora alla borsa elettrica, cioè all'acquisto nel trading, cioè quando si va a comprare e per rivendere ovviamente il kilowattora. Ovviamente è basso di notte, vedete,
Poi raggiunge il suo picco verso il mezzogiorno, quando la domanda e l'offerta tendono a convergere, rimane più o meno costante fino alle 8 di sera, poi cala. Ora, il fatto che è basso di notte è perché ovviamente c'è una scarsa domanda, cioè c'è un eccesso di offerta, perché le centrali tendenzialmente sono chiuse, e quindi da quel punto di vista lì il motivo per cui ovviamente il prezzo è molto basso. Andiamo a vedere 2 anni dopo, 6 ottobre 2011, vedete che la richiesta alla rete è del tutto simile, la potenza che noi chiediamo alla rete è identica. Guardate il prezzo dell'energia elettrica alla borsa, come è cambiato. Sapete perché è cambiato così? Perché a mezzogiorno, tra mezzogiorno e l'una adesso, in rete ci sono qualcosa come 12, a ottobre dello scorso c'erano 10 gigawatt che in una giornata di sole pompavano l'energia nella rete. E questo non può essere spostato. Perché siccome risponde la direttiva europea, deve essere immesso obbligatoriamente nella rete, cioè quindi non si può sforzare. Quindi bisogna chiudere le centrali, perché quell'energia deve essere obbligatoriamente messa in rete. Cioè oggi, a mezzogiorno, il picco non c'è più. Il costo dell'energia elettrica a mezzogiorno alla borsa elettrica è il 30% in meno rispetto a quello di 2 anni fa, di quello che avevamo 2 anni fa. Guardate com'è il picco adesso, del prezzo, vedete? 8 di sera, quando il fotovoltaico si spegne, si accende il termoelettrico e quello è il prezzo del termoelettrico. Ora, questo però è un problema, perché dico, se c'è qualche imprenditore tra di voi, sa benissimo che a mezzogiorno l'energia elettrica non è diminuita, non è calato il prezzo, un pochino sì, ma mica tanto a mezzogiorno, cioè ancora stiamo pagando un prezzo molto alto. Perché stiamo pagando il prezzo molto alto? Perché vedete la righina marrone? Vedete quella righina marrone lì? Quella righina marrone lì si chiama UN, cioè è il prezzo unico nazionale, cioè è il prezzo medio del kilowattora in tutta la giornata. Se uno va a vedere il prezzo medio di 2 anni fa e il prezzo medio dell'anno scorso, a ottobre, vedete, più o meno simile. E uno dice, ma come? Abbiamo tagliato il picco del 30%? Perché il prezzo medio è rimasto ancora uguale? Perché andate a vedere quanto costa adesso il termoelettrico, l'energia elettrica di notte. Guardate, quella è l'energia elettrica di notte. Costa il doppio rispetto a quello che costava 2 anni fa. E uno dice, ma come fa a costare il doppio? Il metano non è aumentato del doppio, il carbone non è aumentato del doppio. Cioè, i combustibili con cui noi alimentiamo le centrali non sono aumentati del doppio, eppure aumentati del doppio. Questo è uno dei motivi per cui io mi sono permesso di scrivere a De Vincenti, che è il sottosegretario di Passa, dicendo forse qua bisogna guardarci dentro queste cose qua, perché qualche problemino di libero mercato ce l'abbiamo. Cioè c'è qualcosa che non funziona esattamente come deve funzionare in termini di competizione. Perché c'è un prezzo che aumenta anche se non dovrebbe aumentare, perché è la stessa tecnologia che utilizzavamo 2 anni fa. Tra l'altro, se andate a vedere quanto costa adesso alle 8 di sera, è molto più alto rispetto a quanto costava 2 anni fa. E anche questo non ha significato. Bene, anche questo è importante. Come abbiamo raggiunto questo risultato? Beh, non l'abbiamo raggiunto con un grande investitore, l'abbiamo raggiunto con 300.000 piccoli medi impianti che sono stati realizzati sul territorio italiano. Come sono stati realizzati questi 300.000 piccoli medi impianti? Attraverso un meccanismo contributivo al quale abbiamo contribuito tutti. Per questo che io dico sempre, questo sistema è la vera microgenerazione distribuita. È una centrale nucleare, equivalente a una centrale nucleare da fotovoltaico, che è figlia di tutti noi che abbiamo contribuito a realizzarla. Quindi quello non è accettabile, secondo me, perché quello deve andare nella direzione di chi ha contribuito a realizzarlo, se no non è accettabile. Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando nel sistema elettrico italiano. Alla borsa elettrica c'è qualcosa che non funziona. Però io vi voglio far vedere un'altra cosa. Vedete, questi qui sono i grafici, gli stessi di prima, ottobre del 2009 e ottobre del 2011. Guardate come abbiamo aperto quest'anno, con i 14.000 megawatt, cioè 4.000 in più rispetto a quelli che avevamo a ottobre. La curva verde è sempre la stessa, la potenza è sempre la stessa. Ma guardate il prezzo di oggi. Questo è quanto influenza il fotovoltaico a mezzogiorno. Oggi più del 20% dell'energia elettrica in rete a mezzogiorno, in settimane come queste, in cui c'è sole in tutta l'Italia, è più del 20%. Più del 20% della potenza elettrica oggi è da fotovoltaico
che è quello che noi produciamo. Guardate il prezzo oggi, dov'è il buco del prezzo? Diventa quasi quello di mezzanotte, al mezzogiorno, esattamente dove eravamo il picco 2 anni fa. Questo significa che incide moltissimo. Ma questo risultato qua, se voi lo andate a confrontare, è molto interessante, questo è un po' un tecnicismo, però vi aiuto a capirlo. Questo è il consumo dell'energia elettrica a livello nazionale, vedete? Tutto questo rosso qua è tutto il termoelettrico. Questo giallo qua è il fotovoltaico. Qua sotto abbiamo tutte le altre tecnologie, dall'idroelettrico a quello che noi importiamo. Che uno dice, ma perché continuiamo a importare se a questo punto siamo in una situazione di questo tipo? Questo è un'altra strategia che, se volete, poi dopo ve la spiego. Però questo è ancora quello che oggi noi stiamo importando. No? Beh, vedete, questa era una previsione di scenario al 2016. Già quella di oggi. Vedete come è fatta questa curva del termoelettrico? Vedete? Guardate com'è la curva del prezzo. Quel prezzo lì è dato da questo termoelettrico qui. Perché questo oggi arriva in rete per forza e praticamente non si paga. E ci fa fare questo buco qua. Questo buco qua. Ecco, questo perché vi ho scritto, dice, è proprio vero che le previsioni bisogna farle fare a chi conosce la materia. Perché chi aveva fatto queste previsioni non avrebbe mai immaginato che nell'arco di 2 anni avremmo realizzato quello che lui pensava si realizzasse nell'arco di 5, 6, 7 anni. Questa è la potenza della microgenerazione distribuita, che oggi sta incidendo fortemente sul sistema elettrico italiano, che lo sta stravolgendo, che oggi obbliga le centrali termoelettriche a rimanere chiuse per la metà del tempo. Guardate che A2A, ero un mese fa in A2A, Milano, di Milano, e gli ingegneri mi confermavano che le centrali termoelettriche e il turbo gas sono spente per la metà del tempo. Perché? Perché qui non servono più. Non servono più perché qua dentro c'è un'altra tecnologia oggi che sta prendendo il sopravvento. Stanno saltando tutti i business plan di tutte le centrali. Non c'è un business plan che sta in piedi oggi. E questo perché? Perché chi aveva previsto i business plan delle centrali termoelettriche non aveva considerato che il sistema sta cambiando, cioè siamo in quella che si chiama una transizione energetica. Stiamo passando da un sistema centralizzato a un sistema decentralizzato. Oggi il sistema delle grandi centrali non sta più in piedi, fa già parte del passato. Fa già parte del passato. Ecco allora che anche questo bisogna entrare in quest'ottica qua, perché se non entriamo in quest'ottica qua, rischiamo di sbagliare tantissimo. Voi pensate che alla fine del 2012 questo picco qua non sarà qua, sarà qui, perché ne avevo 9.000 in più dentro, sarà qui. Voi immaginate cosa succederà qui, ancora di più andrà giù e ancora di più dovremo pagarlo poco e non tanto. Ecco perché oggi rimango molto perplesso quando mi si dice aumenta il prezzo dell'energia elettrica. Perché guardate che più questo influenza qui, più questo si sta alzando. E non ha senso che si alzi questo. Perché è lo stesso termoelettrico che avevamo 2 anni fa. È lo stesso. Il prezzo dei combustibili è praticamente lo stesso. Ora, questo sta incidendo pesantemente anche su tutta l'economia del nostro paese. Perché? Perché guardate, gli investimenti potenziali previsti al 2016, questo da Nomi Man Energia, quindi non da Leonardo Setti, da un soggetto che, come dire, per certi aspetti ancora punta molto al sistema centralizzato, guardate gli investimenti sulle rinnovabili rispetto agli investimenti sulle altre tecnologie, cioè quelle tradizionali oggi. Siamo lì. Cioè, al 2016 ciò che investiremo sulle rinnovabili sarà quasi prevalente rispetto alle tecnologie tradizionali. E anche questo è importante capirlo. Posti di lavoro. Posti di lavoro, guardate qual è stato l'incremento dei posti di lavoro tra il 2010 e il 2011 sulle rinnovabili. E siamo qui. L'energia elettrica tradizionale occupa queste persone qui. La distribuzione del petrolio e gas, questo. La distribuzione del trasporto, carbone, questo. Cioè oggi la rinnovabile è già competitiva con le varie voci dell'occupazione. Questo vuol dire che se spingeremo ancora, questo andrà ancora più su. Vuol dire che molta gente che lavorerà in questi settori qua verrà convertita e andrà a lavorare su questo. Perché questo è il nuovo sistema energetico.
Siamo come, forse lo raccontavo in un'altra conferenza delle vostre parti, siamo come nel 1917. Nel 1917, quando Ford mise fuori la sua prima automobile costruita a livello industriale, quella che si chiamava la Ford T, un'automobile scomodissima, la gente andava a cavallo in concessionaria, in calesse, perché mentre c'erano le automobili, erano le prime automobili che venivano fuori, andava a cavallo in calesse e diceva a Ford: ma Ford, cosa ti sei messo a fare? Basta roba, puff, fa un rumore terribile, anche un pochino scomoda, perché insomma, ma voi mettete, poi io sono qua seduto a cavallo, sto parlando con te, praticamente stiamo qua uno di fianco all'altro, siamo tranquillamente, non hai le autostrade, non hai gli autogrill, non hai le pompe di benzina, perché allora la benzina si comprava in drogheria, tanto per. E sapete cosa diceva Ford, che è scritto sui libri di Ford? Diceva: scendi da cavallo, prova. Allora la persona scendeva da cavallo, provava l'automobile, lasciava lì il cavallo e tornava a casa in automobile. Sapete perché? Perché come dicono gli americani, ne sono state vendute qualcosa come 15 milioni nell'arco di 5-6 anni negli Stati Uniti, dal 1917 al 1925. C'è un boom incredibile allora. E allora l'automobile costava 30.000 euro di oggi, l'equivalente, quindi non costava poco, costava come una grossa macchina in Italia. Beh, perché l'automobile è sexy, questo dicono gli americani, cioè è proprio bella, ci si diverte con l'automobile, è un sex symbol, cioè ci dà soddisfazione, perché è tantissimo guidare, ci dà soddisfazione. Quando io guardo l'impianto fotovoltaico su casa mia con il solare termico, la mia caldaia pelle, insomma, dire che è sexy, faccio un po' fatica. Perché? Perché se potessi almeno cavalcarla, non lo so, potessi abbracciarla, fare qualcosa, no? No, è per poter fare quella scelta, quell'investimento, ho dovuto fare una scelta culturale, cioè ho dovuto proprio pensarci bene per mettere una firma per spendere quei soldi, perché è poco sexy. Invece vendere l'automobile è facile, perché è molto sexy, no? E quindi questo è uno dei problemi che abbiamo sul nuovo sistema economico. Poi dopo, in realtà, la direttiva 28 dà anche quello che sono le responsabilità. E questo, per esempio, peccato che stasera non ci sono gli amministratori, perché questa è una cosa che riguarda molto gli amministratori. E gli amministratori non lo sanno. Cosa dice la direttiva 28? Dice: così come la Commissione europea, quindi con lo stesso criterio con cui la Commissione europea ha suddiviso le quote per le energie rinnovabili per tutti gli Stati membri, quando uno Stato membro recepisce la sua quota, dovrà utilizzare lo stesso criterio di suddivisione con i suoi enti locali di riferimento, le regioni, quello che si chiama tecnicamente burden sharing. No? Il burden sharing sono le quote che le regioni dovranno raggiungere obbligatoriamente al 2020. Quando la regione recepisce la quota, dovrebbe poi suddividere la quota con i suoi enti locali di riferimento, le province, poi le province scompariranno, i comuni. Il responsabile del piano energetico nazionale è ogni singolo sindaco che con il suo piano energetico comunale, raggiungendo l'obiettivo del suo ente locale di riferimento, permette alla nostra nazione di raggiungere l'obiettivo. Tanto che la Commissione europea fa quello che si chiama il patto dei sindaci. Non fa il patto dei governatori, non fa il patto dei premier, fa il patto col sindaco. Perché è lui che deve rispondere col suo piano energetico agli obiettivi del suo ente locale di riferimento. Vedete che questo cambia completamente, perché questo sarebbe importante che i sindaci lo conoscessero, perché peccato che l'abbiamo già anche recepito. Perché quando abbiamo recepito la direttiva europea, con quello che è il decreto 28 romani di marzo dell'anno scorso, che era quello famoso blocca rinnovabili, quello che aveva bloccato il conto energia, per cui ha creato tutto lo scompiglio sia a livello internazionale che a livello nazionale, beh, noi abbiamo proprio recepito questo. Nell'articolo 31 abbiamo recepito il fatto che bisogna cominciare a dare attuazione al trasferimento tra gli Stati membri, cioè come si ripianano i debiti e i crediti tra gli Stati membri. Ma nell'articolo 33 c'è scritto che bisogna ottemperare anche come si ripianano i debiti e i crediti tra gli enti locali. Ah, peccato che gli enti locali non lo sanno, però l'abbiamo già scritto nella legge, è già legge dello Stato. E anche questo è importante saperlo, che c'è questa responsabilità.
Guardate che questo io lo scrivevo a marzo del 2011, quello che voi avete visto prima lo scrivevo ad aprile del 2009 e oggi pian pianino stiamo andando esattamente in quella direzione lì. Che cos'è che ho aggiunto a luglio del 2011? Ho detto attenzione perché il meccanismo dei debiti e dei crediti si andrà anche a calare su quello che è la direttiva sull'efficienza energetica. E avremo lo stesso meccanismo, se noi non ridurremo i consumi, saremo a debito, per cui avremo da pagare qualcosa perché saremo a debito. Quindi è importante anche questo saperlo, perché se no rischiamo. Bene, il 22 febbraio 2012 è uscito il decreto Burden Sharing dalla conferenza di servizio Stato-Regioni. Nell'articolo 6 di questo decreto, cosa c'è scritto? Comma 2 dice: il Ministero dello Sviluppo Economico, qualora abbia accertato che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle amministrazioni preposte, ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla Regione, propone di assegnare un termine non inferiore a 6 mesi per l'adozione dei provvedimenti necessari. E, comma 3, decorsi inutilmente il termine, adotti i provvedimenti necessari a coprire il deficit riscontrato con oneri a carico della Regione. Se la Regione non raggiungerà il suo burden sharing, dovrà pagare un onere. Anche questo è importante saperlo, che rischiamo di andare a debito se non raggiungiamo l'obiettivo, perché nel momento in cui non raggiungiamo l'obiettivo succederà in qualche cosa che si ripercuoterà ovviamente sull'ente locale, perché questo lo facevo vedere ovviamente in Regione Emilia-Romagna, perché vedete la Regione Emilia-Romagna deve raggiungere al 2020 l'8,9%, adesso la Regione Veneto non mi ricordo più, però possiamo andare a vedere l'ultima, ecco, voi dovete raggiungere il 10,3%, partendo da un 3-4% dell'anno di riferimento. Questo è il percorso che deve fare la Regione Veneto. La Regione Emilia-Romagna deve partire da un 2 e deve fare un 8,9. Cosa vuol dire? Beh, un po' come le aziende, no? Se facciamo il 10, come Regione Emilia-Romagna, se facciamo il 10, nessuno si lamenterà. Ci saranno dei crediti, dei soldi in più che arrivano in Regione, si dovrà decidere come spartire quei soldi a livello regionale. Ma se siamo a debito, chi paga il debito? Allora ci sarà quel comune che dice: ma guardate, io sul mio territorio ho raggiunto il 15, io penso che quel debito non mi riguardi, cioè i miei cittadini secondo me non dovrebbero pagare quel debito, perché in realtà quel debito lo dovete chiedere al comune limitrofo che magari ha fatto il 4 o 3, cioè io che ho fatto il 12 io non voglio pagare quel debito lì, e questo sarà il meccanismo inevitabile che si innescherà, specialmente se saremo a debito, ma anche se saremo a credito, perché quando saremo a credito ci saranno dei soldi da spartire, quel comune che avrà fatto di più di un altro dirà che lui merita di più di un altro, perché giustamente sarà così. Quindi vedete che cambia il modo di vedere questa cosa qua. Questo era il meccanismo che facevo vedere la Regione Emilia-Romagna, vedete? La Regione Emilia-Romagna deve raggiungere l'8,9%, allora vuol dire che le province dovranno raggiungere l'8,9%, ma se le province devono raggiungere l'8,9%, vuol dire che i comuni devono raggiungere l'8,9%. E quando non si arriverà così, ci sarà qualche comune che avrà del debito e dovrà pagare il suo debito, e bisognerà capire come si pagheranno questi debiti. Capite il meccanismo nel quale siamo inseriti? Non è più il meccanismo di ieri, è un meccanismo completamente diverso. Quindi ci vuole una strategia per affrontare questa cosa. Il territorio diventerà un luogo centrale per la riduzione di emissioni, la riduzione dei consumi, l'energia rinnovabile. Tutto passerà dal territorio. Tutto quello che si farà in più rispetto all'obiettivo diventerà un credito. Tutto quello che si farà in meno diventerà un debito. E quindi bisognerà pianare i debiti con i crediti. Vado praticamente a terminare, però faccio vedere una cosa, che anche questo è importante saperlo però. A giugno del 2010 è uscito quello che si chiama il piano d'azione nazionale, cioè come intende l'Italia raggiungere l'obiettivo al 2020, cioè quel 17%. Ovviamente non vi racconto tutto, però vi faccio vedere il bilancio di previsione. Questo è il bilancio di previsione, vedete? Queste colonne qua sono tutte le rinnovabili che noi dovremmo fare al 2020, in quantità, in termini di elettricità, calore e trasporti, le tre voci di quella torta che abbiamo visto prima. Beh, guardate,
Nel piano di previsione abbiamo inserito un numero che è 1,1 milioni di tecnici, vedete? Guardate che cos'è. C'è scritto trasferimenti da altri stati. Cioè noi, al bilancio di previsione nazionale, abbiamo già inserito il debito. Cioè abbiamo già detto che l'obiettivo non lo raggiungeremo e quindi dovremo importare energia elettrica da fonte rinnovabile per 1,1 milioni di tecnici. E quanto produce un reattore nucleare da 1600 MW. Allora, anche questo è importante saperlo, perché a marzo del 2011, quando è uscito il decreto Romani, che bloccava il conto energia, tutta la filiera delle rinnovabili si è alzata e ha detto al ministro, ma scusi, avete inserito un debito? Forse bisognerà fare un decreto sblocca rinnovabili, perché un decreto blocca rinnovabili ci fa ulteriormente incrementare il debito. Beh, è anche importante sapere però che non siamo soli, Non siamo soli e infatti siamo due nella comunità europea che abbiamo messo un debito a bilancio di previsione. Italia e Lussemburgo. Questi due paesi hanno messo un debito a bilancio di previsione, gli altri hanno messo il bilancio a pareggio o addirittura a credito, come la Germania. Anche questo è importante saperlo, perché insomma sapere che abbiamo già un debito. Allora, attenzione, perché abbiamo un debito rispetto alle emissioni di anidride carbonica, al protocollo di Kyoto. Abbiamo messo già un debito nella direttiva 28, cioè nel bilancio di previsione sulle rinnovabili. Io dico, almeno evitiamo il debito sulla direttiva sull'efficienza energetica, perché se avremo un debito anche su quella, beh, io credo che di debito in debito, insomma, l'Italia comincerà, Monti avrà il suo bel da fare, secondo me. Allora, questa presa di coscienza, però, deve essere anche una presa di responsabilità. Perché? Perché quel numero che abbiamo fatto prima, cioè il numero che abbiamo fatto sulle rinnovabili, il numero che abbiamo fatto sul fotovoltaico, non l'ha fatto uno, l'ha fatto in tanti. Vuol dire che nella presa di responsabilità dobbiamo essere capaci di cominciare a uscire di qui e a investire nelle rinnovabili, per evitare che il nostro paese vada a debito ed eventualmente che riesca ad andare a credito, perché se andrà a credito sarà lui che venderà gli altri. E allora, siccome non abbiamo gas, carbone, uranio e petrolio, questi non ce li abbiamo, li importiamo, e l'unica cosa che abbiamo è sole, vento ed acqua, beh, io credo che oggi, prima di pensare al gas, al petrolio, al carbone, all'uranio, bisogna che cominciamo a pensare a questo, perché sennò il rischio è che l'unica cosa che sappiamo fare ce la andremo inevitabilmente a importare. E questo io credo che sarebbe deleterio per il nostro paese, o comunque in ogni caso un po' paradossale. L'alternativa? L'alternativa è mantenere il sistema centralizzato, cioè esattamente quello che abbiamo adesso. Cioè quello da cui stiamo uscendo, quello da cui dovremmo uscire, è mantenerlo. Ma noi sappiamo che se lo manteniamo non ci sarà, ci perderemo il futuro di quella che si chiama la nuova rivoluzione industriale, perché siamo in una transizione energetica, cioè il sistema sta cambiando. Tra al 2050 tutti avremo le rinnovabili, tutti avremo le automobili rinnovabili e così via. Dobbiamo entrare in quest'ottica qua, esattamente come Ford diceva, beh, forse sì, tra 50, 60, 70 anni ci saranno due automobili in una famiglia, quando prima c'erano almeno 4 cavalli. E quando uno diceva, come due automobili in una famiglia? Non c'è neanche l'acciaio per fare due automobili in una famiglia. Eppure, dato 2000, in Italia si è raggiunto due automobili nella famiglia e oggi siamo quasi a 2,5. Quindi vedete che in realtà tutto questo si può fare, però dobbiamo scommetterci. Cioè dobbiamo essere noi i primi a dire vogliamo cogliere quell'opportunità lì. Siccome è un po' meno sexy dell'automobile, dobbiamo coglierla perché abbiamo capito che è un'opportunità. E allora dobbiamo andare in questa direzione. Perché se no, come ho scritto qua sotto, speriamo che me la cavo. Cioè nel senso, possiamo continuare così. Ma come diceva quello, in un italiano un po' stentato, forse non è il caso. Vabbè, io prima le parlo. Che è esperto nell'impatto sanitario, nelle cause che
che il carbone crea nella salute della popolazione. Allora, buonasera, veramente di cuore a tutti, è una popolazione che io ho conosciuto anni fa, quando mi è stato chiesto per la prima volta di dare qualche dato scientifico sull'inquinamento da carbone. Sin da allora la popolazione si è interessata, ha mostrato veramente grande interesse per il legame che c'è tra carbone e danni alla salute. Certo rimango ancora sorpreso sul fatto che si parli ancora purtroppo di carbone. Oggi quando la Commissione Europea Ambiente chiama e dice ai paesi in difficoltà dal punto di vista economico di puntare sulle energie rinnovabili per cercare di risollevare anche l'economia. In un momento come questo, in un momento in cui è fortemente sentito anche l'effetto serra, parlare di carbone è veramente, significa veramente parlare in modo arretrato. Ma il fatto che l'inquinamento faccia male non è una novità e non l'abbiamo inventato noi. Pensate che la prima volta che è stato scoperto lo fu negli anni 50 a Londra, quando durante un fenomeno meteorologico particolare si formò una cappa di smog e morirono nella prima settimana 4.000 persone, altrettante ne morirono nelle settimane successive, quindi è ben noto l'effetto dell'inquinamento sulla salute. Ma quello che voglio mettere in evidenza, collegandomi con il momento sempre economico del paese, altrimenti chi parla di ambiente sembra che in questo momento è fuori tempo, fuori del momento. Ebbene, dobbiamo sapere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità valuta come una malattia su 10 è causata dall'inquinamento. E pensate che ogni anno per la cura delle malattie l'Italia spende oltre 110 miliardi di euro. Quindi intervenire sui problemi ambientali significa ridurre il carico delle malattie, che a loro volta portano la spesa di un paese di parecchi miliardi di euro. Quindi puntare sulla lotta con l'inquinamento non significa essere contro il lavoro o essere contro le nuove tecnologie per bruciare, perché oggigiorno bruciare significa sempre produrre comunque delle sostanze tossiche che si liberano nell'ambiente. Ebbene, non è solamente essere qui questa sera, essere lì stasera, essere qui con voi, non significa solamente parlare da ambientalisti, perché esiste una legge europea recepita dall'Italia secondo la quale i cittadini devono partecipare alle scelte ambientali. Questa è una cosa molto molto importante, perché non è più possibile, avete tutti l'esempio della Val di Susa, non è più possibile fare delle scelte contro la volontà della popolazione. Mai oggi non è più possibile. Ci siete? Sì. Bene. E quindi oggigiorno la popolazione deve avere un ruolo nelle scelte ambientali. E nel fatto vostro il ruolo mi sembra veramente un ruolo che deve essere riconosciuto alla popolazione. Oggigiorno si parla di danno al lavoro con la scelta del carbone, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Europea ci dicono che il lavoro che proviene dalle energie rinnovabili è molto molto superiore da quello che viene dalla combustione dei fossili. Quindi anche questo è un motivo di abbandonare questo modo di produrre energia. E poi la tossicità del carbone ormai è ben documentata, sia come danno alla salute che come danno all'ambiente. Ed è documentata sempre dalla Commissione Europea, che dopo 20 anni di studi, 50 centri di ricerca, tra i migliori al mondo, in 20 paesi, bene, è stata capace di elaborare dei programmi che permettono di dire quanto è, di quantificare a livello economico purtroppo il danno alla salute e all'ambiente per l'attività di una centrale termoelettrica. E così oggi sappiamo che per esempio una centrale simile a una centrale che è nel Lazio,
ma centrale grande centrale a carbone, ebbene, grazie ai dati della Commissione Europea, è stato possibile verificare che dopo 20 anni di attività, purtroppo ci potrebbe essere una spesa per emissioni simili a quelle dichiarate, una spesa per la mortalità di oltre 200 milioni di euro, 100 milioni di euro a spesa per i malati ed oltre 200 milioni di euro per l'anidride carbonica prodotta. Quindi oggi il danno è quantificabile, ma questo è un danno parziale, perché vengono valutati solamente pochi inquinanti. Purtroppo non vengono valutati inquinanti come il mercurio, come l'arsenico, che hanno la capacità di effettuare, di creare un problema a livello del DNA, un problema che viene ereditato e trasmesso alle successive generazioni. Questo problema può determinare un maggior rischio di incidente del cancro anche 40 anni dopo, maggior rischio di incidente dell'aterosclerosi e del diabete. Quindi noi, con questo modo di fare energia, così come il modo scellerato di bruciare i rifiuti, non facciamo altro che mettere nell'ambiente delle sostanze chimiche tossiche che possono compromettere la vita, la qualità di vita delle generazioni future, che non ci perdoneranno mai una cosa del genere. Pronto, Giorgio? Giovanni, sì, raccontaci un po' l'esperienza di Civitavecchia. Ma l'esperienza di Civitavecchia non è una bella esperienza. Giungono delle notizie, ci sono dei giornali, delle parti vostre, che dicono che qui la gente è contenta e felice. Ma non è vero assolutamente, non c'è nessuno che è contento. Ma come si può essere contento quando da quella ciminiera, quando è in azione, il fumo di notte sembra che sopra la città ci sia nuvoloso? Quando viene dichiarato nella valutazione di impatto ambientale che da quella ciminiera usciranno oltre 6 milioni di metri cubi di fumi ogni ora, 17 ore al giorno, 6.000 ore l'anno. Mi dite come fa la gente a sorridere? Non è possibile, perché abbiamo visto che queste emissioni rispecchiano per forza un impatto sulla salute e sull'ambiente. Ora, queste centrali sono meglio di quelle carrette di prima? Ci mancherebbe altro. Si può fare il paragone con le sigarette. Voi tutti sapete che una volta, qualche anno di più, una volta c'erano le sigarette nazionali, e che erano sigarette che facevano male, molto male. Hanno così inventato e sono passate delle sigarette più leggere. Ebbene, l'incidente del cancro, anche per qualsiasi tipo di sigaretta, è sempre troppo alto. Quindi, che si parli di nuove tecnologie per migliorare le emissioni, sono d'accordo, ma che siano sempre insufficienti, sono ancora più d'accordo. Le polveri ultrafini che vengono emesse dalla combustione del carbone sono delle polveri che hanno un diametro che è miliardi di volte la sezione di un capello. Queste polveri ultrafini hanno un diametro che raggiunge quello dei grossi batteri. Non è possibile che vengano distratte in alcun modo. Quindi parlare di un'esperienza di Civitavecchia positiva per coinvolgere la popolazione, ma è veramente una balla secolare. Non è vero assolutamente. Non solo, ma adesso se voi vedete i ritagli dei giornali di questi posti, tutti si lamentano per i posti di lavoro che erano stati promessi, che erano stati, la gente era stata invogliata questo cambiamento, perché ci sarebbe stato un boom del lavoro. Adesso invece le critiche sono enormi, perché questo boom del lavoro, una volta finita la costruzione, non c'è più e non c'è stato. Rimane solamente una grande ciminiera con una produzione di energia che, io ricordo, in Italia la capacità di produrre energia è circa il doppio del picco massimo che è stato raggiunto. Quindi non c'è bisogno di una maggior produzione di energia. Qualcuno dentro di sé dirà: allora perché la importiamo però dalla Francia? Importiamo dalla Francia, lo sanno tutti, perché la Francia ha una produzione di energia nucleare, produce 24 ore, di notte costa meno importarla che produrre. Quindi non è vero che c'è un aumento del fabbisogno di energia, anzi, con il momento economico ogni anno sembra che ci sia una riduzione del consumo di energia in Italia. Quindi voler produrre
da questo tipo di tecnologie, dal carbone, l'energia, significa chiaramente sapere benissimo che ci si producono dei danni all'ambiente e alla salute che sono spesso irreversibili. Non lo dico io, ma la Commissione europea ha studiato per 20 anni il problema dell'inquinamento da combustibili fossili. Quindi non parliamo di Civitavecchia, una città felice, una città infelice. Giovanni, tu sei stato un paio di volte nel nostro territorio, hai visto che siamo circondati da acqua. I problemi delle ricadute del mercurio nelle lagune nostre, quali sarebbero? Ah, questo sapete che quando io parlo non vengo quasi, non vengo mai sentito, perché io non parlo ma non dico mai opinioni personali. Io dico, cito sempre fonti, sono sempre citate, e giusto anche questo. Ebbene, il mercurio contiene fino a 150 volte più il carbone, scusate, contiene fino a 150 volte di più il mercurio dell'olio combustibile. Bene, questo mercurio viene messo nell'ambiente, si lega a polveri estremamente diametro estremamente piccolo e ricade a varie distanze. Quando ricade nelle acque, viene incorporato nel tessuto dei pesci e quindi ritorna a noi attraverso il consumo di questi animali, soprattutto quegli animali alti che ne accumulano. Il mercurio è dannosissimo. Il mercurio provoca esso stesso uno tra le sostanze, come l'arsenico, che vengono messe in quantità enorme dalla combustione del carbone, e può provocare molti lievi problemi neurologici, tipo problemi dell'apprendimento, lievi ritardo mentale, aggressività, che costituiscono come una piccola, una pandemia di sintomi molto lievi, che viene detta silenziosa, perché siccome i sintomi sono lievi, lievi ritardo scolare, lievi ritardo dell'apprendimento, molte volte non vengono descritti e non risultano in nessun documento che elenca il numero delle malattie. Il mercurio è una di quelle sostanze che è capace di danneggiare e di compromettere l'attività del DNA anche per generazioni. Anche questo è un problema, e è noto, come noi abbiamo visto, abbiamo riportato, come in un documento del Ministero della Difesa dei dati, quindi non parliamo di dell'ambiente, è riportata la seguente dicitura: che il carbone, una centrale, è maggiore la radioattività intorno ad una centrale a carbone di quella intorno ad una centrale nucleare. Questo perché? Perché le centrali nucleari sono schermate con tutti i pericoli del nucleare, mentre le centrali a carbone non sono protette per questo. La quantità di radioattività presente nel carbone è estremamente bassa, ma è cumulativa e con il tempo aumenta i livelli di fondo della radioattività. Ed è ben noto il danno alla salute da esposizione a bassi livelli di radioattività. Giovanni, vuoi aggiungere qualcos'altro? Sei stato chiarissimo. Sì, io voglio aggiungere che mi dispiace veramente per quel territorio. Io ci sono stato, Giorgio l'ha portato a vederlo, quegli altri amici, e veramente è inconcepibile quello che noi, non voi, ma quello che si cerca di fare con la natura. Un territorio del genere, che dovrebbe essere amato, rispettato, non solo si cerca di fare una centrale, ma si cerca di fare a carbone. È veramente uno spreco, e voi non dovete permetterlo, perché la natura è vostra, la terra è vostra, ci siete nati, la dovete difendere. E io faccio un plauso a tutte queste persone che sono qui questa sera, perché amano veramente le loro famiglie e le proteggono. Mi dispiace, devo aggiungere, mi dispiace tanto per i lavoratori che vengono spesso messi come punta, come ostaggi, perché altrimenti il lavoro, e questo non è giusto in alcun modo. Io li capisco la loro rabbia, ma anche loro devono capire i motivi che ci spingono, perché anche la salute è molto molto importante. Salute e lavoro sono entrambi importanti, ma se uno è malato difficilmente riesce a lavorare. E sappiamo tutti che ci sono delle modalità di sviluppo economico diverse e pulite, verso le quali l'Italia deve andare.
Giovanni, grazie, ti facciamo sentire l'applauso. Giorgio, se mi permetti vorrei fare io un applauso a voi. Ogni mese, ogni anno se ne contano i morti.
ed è sempre una cosa difficile, insomma, capire se si può lavorare senza rischiare la vita, senza farla rischiare a qualcun altro. Bisogna trovare delle risposte e ci vorrebbe una classe intellettuale di tecnici, tecnologi, scienziati, imprenditori che lavorasse più all'unisono in queste direzioni, ma non è facile. Questa che vedete è un'immagine invece più globale, non solo una città, quella che vedete in granito in Italia, è un'immagine abbastanza famosa, l'inquinamento da ossidi di azoto registrato in un anno di voli di un satellite che orbita intorno alla Terra. Taranto non si vede quasi più, invece si vede molto bene la pianura padana, perché sappiamo che la nostra valle padana è un'area di crisi appunto di carattere globale, ci sono tanti laboratori anche esteri, americani, tedeschi, che vengono a studiare la qualità dell'aria da noi per questo motivo. Quelli di prima erano gli ossidi di azoto, quelli che vedete qui registrati dai colleghi di Roma del nostro istituto, sempre con dati da satellite, sono le polveri sottili. Allora vedete di nuovo Taranto che torna fuori, ma ovviamente torna sempre in modo prepotente la Valle Padana. Non parleremo quindi di diossina, sono stati accennati alcuni problemi prima dal dottor Ghirga sui metalli pesanti che sono presenti nelle ceneri volanti, nelle ceneri pesanti della combustione del carbone. Ma possiamo parlare anche dei cosiddetti macroinquinanti, quelli che vengono emessi, quelli che vengono normati dalle autorizzazioni nelle centrali a combustibile fossile, che sono appunto gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e le polveri sottili. Poi dagli ossidi di azoto si formano anche in modo secondario altre particelle atmosferiche e un altro inquinante secondario che è l'ozono. La Valle Padana è un'area critica per presenza di particolato, ne abbiamo in concentrazione che supera ogni direttiva europea, che supera ogni norma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche l'ozono è un composto critico, e tutte e due sono il risultato di trasformazioni chimiche che originano dall'emissione primaria degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dell'ammoniaca. Ovviamente dal comparto termoelettrico in una certa misura e da tanti altri comparti, dal traffico veicolare per dire il principale o tra i principali. Vi faccio vedere velocemente qualche fotografia che ho fatto al convegno di Atene, che mi sembra utile condividere con voi anche se in inglese, ma ve le traduco volentieri. Questa è una diapositiva che fa una riflessione interessante. Abbiamo raggiunto una certa consapevolezza nel diritto di bere acqua potabile, acqua sana, che non faccia male alla salute. Ci sono delle direttive sulla qualità dell'acqua che dicono che deve essere tollerato al massimo una perdita di vita umana sul milione, o come massimo accettabile, rischio massimo accettabile, un anno di vita perso per milioni di persone. Viene fatto il confronto con quanto le direttive europee ritengono accettato come danno alla salute da respirazione di polveri sottili in aria. Allora, se si ritiene accettabile lassù in alto che si perda un'ora per ogni vita, cioè che si beva dell'acqua che non metta a rischio la salute, perdere più di un'ora per ogni vita, le stime epidemiologiche sul danno dell'aria che respiriamo ci dicono che in media in Europa si perdono 6 mesi di vita in salute, in media, vuol dire che insomma chi ci rimane per un ictus, per una trombosi, per un problema cardiovascolare, per un problema respiratorio, per una crisi respiratoria, per un tumore, ovviamente perderà molto più di 6 mesi, però non la perdiamo tutti. In media si perdono 6 mesi in Europa, ma l'aria in Europa non è tutta uguale. Avete visto prima la Valle Padana
come combinata, e lo rivedete qui proprio in termini di mesi di vita persi, sono lassù in alto, da 0 a 36 a seconda del colore, e ancora una volta la Valle Padana è ai massimi e l'attesa di vita sana appunto è deficitaria per 36 mesi, 3 anni. Allora pensate che siamo arrivati a pretendere dell'acqua pura da bere, che non ci faccia perdere più di un'ora in questa unità di misura, mentre invece riteniamo accettabile perdere 36 mesi di vita sana per, con quei famosi 50 microgrammi da non superare per più di 35 volte in un anno di PM10 da respirare. C'è qualcosa che almeno convince, perché siamo così tolleranti rispetto al fatto che il nostro sistema di vita, di sviluppo, di crescita, ci tolga tutto questo tempo, mentre giustamente ci arrabbiamo se ci sono degli inquinanti nell'acqua che beviamo, o siamo ossessivi nei confronti dell'acqua, o forse non abbiamo ancora capito qualcosa della importanza di respirare aria pura. Un'ultima diapositiva, si vede un po' male, però sì, si vede malissimo. Il concetto qui è che per ridurre i danni d'ozono, il tema mappato in quelle mappe che si vedono un po' sfocate è l'inquinamento d'ozono. Questa collega svedese ha fatto delle valutazioni su come cambierà l'inquinamento d'ozono per i cambiamenti climatici che sono in atto, e poi ha rifatto le cose andando a vedere qui cosa succede riducendo le sostanze precursori di ozono, cioè gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, e si è accorta che si ottiene un enorme miglioramento se si è più drastici nel ridurre le emissioni in aria dei composti precursori della formazione di ozono, quindi gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, piuttosto che aspettarsi dei miglioramenti solo per la variazione del clima. E quindi l'indicazione che dava era quella, insomma, di avere delle direttive sulla qualità dell'aria sempre più stringenti per migliorare, migliorare la situazione di inquinamento dell'ozono. Uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che nelle 13 principali città italiane per inquinamento da polveri dell'ozono si perdono circa 8.000 vite in modo prematuro all'anno. Poi c'è il problema dei gas serra, che è stato accennato. Ovviamente la produzione di energia elettrica a carbone è la peggiore rispetto a questo, all'emissione di CO2, di anidride carbonica, quindi di gas serra rispetto a ogni altra fonte energetica. Questa è una diapositiva che avevo mostrato a Carmen Dalmin un po' di anni fa sul fatto che il cambiamento climatico è in atto. Queste sono le variazioni di temperatura media in Italia, era il periodo d'estate 2007, un aumento di oltre 2,5 gradi nella parte sud-est, ma di almeno 1,5 gradi più o meno in tutta Italia. I segni di cambiamento climatico continuano, questo è un comunicato stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche di qualche giorno fa, una riunione di una rete di laboratori che continuano a registrare i risultati negativi del cambiamento climatico in atto, un riscaldamento medio della temperatura di quota di quasi 1 grado e dell'acqua superficiale, la contrazione degli habitat nelle vette delle montagne, il rallentamento della crescita vegetale meno 27% e un prolungamento del periodo vegetativo nelle foreste. Questa è un'altra diapositiva presa da Vendramin, proiettata in quella sede dal dottor Girger, che aveva fatto un po' sorridere in un incontro in passato, perché parlava del problema legato ai cambiamenti climatici, cioè la possibilità che si sviluppino malattie di tipo tropicale qui da noi, dove non siamo abituati di solito ad averne, per la diffusione di vettori come la zanzara tigre. Nel 2008, a taglio di Po, avevo detto che nel 2007 in Italia avevamo avuto per la prima volta un tipo di
disagio di malattia, il cosiddetto chikungunya fever, che era stata diffusa nel Ravennate anche grazie alla presenza della zanzara tigre. E questo non era una sorpresa, perché la stessa cosa era stata ripresa dalla rivista Science, e si domandava come mai in Italia non si facesse prevenzione rispetto alla zanzara tigre più di quello che si fa, visto che è un vettore per tante malattie pericolose come la dengue, la febbre dengue e il virus del cosiddetto West Nile, del Nilo dell'Ovest. Nel 2008 non si sapeva se si sarebbero sviluppate in Italia queste malattie, ma adesso va aggiornata questa diapositiva, perché sappiamo che nel 2009 e nel 2010 ci sono stati casi di queste malattie, e per esempio la regione Emilia-Romagna ha un piano di sorveglianza dal 2011, cioè un piano che scatta come disinfestazione massiccia e preventiva, per evitare che magari uno va in Indonesia al mare, torna con la febbre dengue, però le zanzare tigre di qua portano in giro poi l'agente patogeno da persona a persona. Questa cosa mi ha fatto un po' sorridere, perché mi era stato detto che qui il problema della zanzara è ben noto e lo si affronta da tanti anni in modo vincente, comunque si sopportano. Il messaggio è che questi problemi cambiano, come diceva prima Leonardo, le cose cambiano, e le regioni italiane dovranno dotarsi tutte quante di piani di emergenza e direzione rispetto a queste cose, e questo è un altro risultato dei cambiamenti climatici. Allora, il percorso che ho fatto, detto queste questioni, appunto, era cominciato nel 2006 a Cavendrabin, poi era continuato a Taglio di Po nel 2008. Nel 2008 avevo fatto vedere questa copertina dove accanto al delta del Po c'era il delta di un fiume cinese, perché la Cina è una nazione che fino a qualche tempo fa investiva molto nelle centrali a carbone per avere potenza per la sua prepotente risalita e crescita. Ho avuto l'occasione a fine di quell'anno di andare in Cina per rendermi un po' conto di persona, grazie a un programma di scambio sempre dell'ente per cui lavoro, e ho potuto mostrare e discutere con dei colleghi dell'Istituto di Ricerca dell'Accademia Cinese vicino al delta del fiume Giallo, della questione della fragilità di un delta fluviale, come dire, assediato dalla produzione energetica. Il delta del fiume Giallo è qualcosa che non ci si immagina se non lo si vede, è sicuramente un'area molto più estesa e molto più sfruttata energeticamente di questa, ci sono qualcosa come 80 pozzi di petrolio, ed è veramente un posto che sembra fermo al 1800, sembra di fare un po' un viaggio nel tempo. C'è un'area protetta in fondo di pochi ettari, dove c'è qualche canneto, qualche uccellino che svolazza, tutto il resto è assoggettato a sviluppo energetico. Mi dispiace non avere con me le foto di quella trasferta. C'erano dei paesi rivieraschi con delle flotte di pescherecci che sembravano veramente usciti dal 1800. La Cina è un posto veramente strano. Ci dicono le statistiche che si sviluppa a dei ritmi altissimi mediamente, ma la disparità di uno sviluppo del genere visto sul posto è veramente impressionante. Ci sono delle differenze nel godimento di questo sviluppo economico davvero impressionanti. Vabbè, questa è una foto di qualche anno fa. Dopo quell'incontro di 4 anni fa erano usciti alcuni articoli, mi ero reso conto dell'incontro. Poi c'era questo intervento interessante di un collega del Politecnico di Milano che tutto sommato diceva: ma sì, la scelta del carbone è quasi obbligata, perché non si può fare tutto con il gas. Alla domanda: ma poi il carbone è peggio del gas? Non arriva a dire no, il carbone è meglio del gas in questa intervista.
arriva a dire che insomma si possono applicare delle tecnologie per ridurre gli impatti a dei livelli, più si spende meno si impatta, non arriva appunto a parlare così male del gas, anche perché sarebbe stato un po' contraddittorio, perché un anno prima, dopo un convegno sul turbogas in Calabria a cui avevo partecipato, le autorità locali l'avevano ugualmente invitato e qui invece dice che il gas è la migliore tecnologia. Allora bisogna che si metta un po' d'accordo con se stesso, a volte delle persone fanno fatica a mettersi d'accordo e fortunatamente diciamo non gli è stata affidata a lui una disamina se inquina meno il carbone o il gas. La cosa invece è successa a me, nel senso che il comune di Rosolina nel 2009 ci affida un esame critico della documentazione presentata da Enel, in cui diciamo, affronta l'allora vigente legge regionale, articolo 30, legge istitutiva del parco, che dice che non si può convertire o costruire una centrale termoelettrica nella zona del parco se a meno che non la si faccia a metano o con combustibile, una tecnologia che impatti meno del metano. Allora Enel ha bisogno di un lavoro dove si arrivi alla conclusione a dire una cosa che farebbe rizzare un po' i capelli in testa a chiunque ha un minimo di esperienza di queste cose, cioè che effettivamente il progetto e la centrale progettata impatterà meno del metano, meno di una centrale equivalente a metano. Allora ci viene affidato questo incarico per capirci qualcosa, analizziamo i documenti diciamo cogenti di questa cosa, quindi lo studio effettuato da una società per conto di Enel e alcune documentazioni che nel frattempo si è reso disponibile, cioè l'aggiornamento dello studio, la via, il decreto via a metà del 2009, eccetera. Allora, i punti critici rilevati in questo tentativo di dire che una centrale a carbone impatta meno di un equivalente a metano risultano essere la stima delle emissioni annue dei principali inquinanti, le concentrazioni al suolo che si verificheranno nell'esercizio dei due impianti e lo sviluppo di un indicatore sintetico di impatto che deve mettere un po' insieme pere con mele, perché le emissioni del metano non coincidono per qualità oltre che per quantità con quelle del carbone. Allora, quello che non torna nettamente nella proposta in esame era che non era stato fatto un esame a parità di potenza, non era stato fatto un esame a parità di energia prodotta e di migliori tecnologie disponibili. Non era un confronto a parità di potenza, perché si metteva a confronto il progetto della centrale a carbone da 1880 MW ridotto a tre gruppi, con sei gruppi, sei o cinque, non ricordo bene, forse sei, no, gruppi da 420, quindi circa sei gruppi da 420 MW turbogas. Quindi praticamente si confrontano due macchine che non hanno la stessa potenza, e questo ovviamente va a svantaggio della macchina più potente, perché tenderà a essere un po' più inquinante. Diventa ancora più inquinante la macchina più potente se la si fa funzionare per più tempo. Quando si calcolano le emissioni annue dei due progetti, apparentemente nelle tabelle si scrive in questo studio che si confrontano due funzionamenti per 6.500 ore all'anno, e diventa difficile anche pensare con gli scenari di cui ci ha parlato prima Rimando, che comunque una centrale o due centrali o addirittura quattro centrali, se ci mettiamo anche Loreo e Cona qui intorno, potranno funzionare tutte queste ore, farebbero un debito per la regione Veneto come produzione di energia fossile veramente sostanzioso,
però bisogna, per fare questo confronto, fare funzionare allo stesso tempo. Invece nel documento, insomma, si confronta un tempo più lungo per le ore del turbogas, praticamente tutto l'anno, con un tempo che non si capisce bene qual è, perché sarebbero 6.500 la tabella, però siccome la via nel frattempo prescrive dei massimi annui emissivi per le varie sostanze, polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, i conti non tornano, perché moltiplicando le emissioni orarie per il numero di ore si supererebbe quel limite. Quindi o si è molto più bravi a emettere meno ora per ora, oppure bisogna spegnere la centrale, cosa più probabile ogni tanto. Quindi bisogna cambiare anche questo parametro per fare bene il confronto. Poi si dice, vabbè, la centrale a carbone ha questi limiti che sono bassi rispetto ai limiti di legge, rispetto a che sono ottimi rispetto alle tecnologie disponibili, 100 mg al metro cubo per gli ossidi di azoto, 5 per l'ammoniaca. La turbogas, beh, si dimentica dell'ammoniaca, ma se si catalizza una turbogas c'è un'emissione anche di ammoniaca, e poi si dà alla turbogas un'emissione di 30, si appiocca un'emissione di 30 quando per esempio le autorizzazioni per l'Oreo e Cona prevedono quantità già più basse, 15 mg per esempio per Cona, e nell'iter autorizzativo di questa centrale è previsto che si vada ancora più basso, perché per una turbogas si può andare ancora più in basso, si può tranquillamente scendere a 10 mg se si usa un buon filtro catalitico per gli ossidi di azoto, e si può scendere sotto i 5 autorizzati per Cona per l'ammoniaca a 2.5, come per esempio succede in una tecnologia disponibile, succede nella centrale turbogas di Imola, che è stata autorizzata appunto a funzionare con un'emissione di ammoniaca di 2.5 mg. Quindi, riassumendo, questo era il confronto che risultava nello studio proposto da Enel. Secondo loro, le emissioni annue di ossidi di azoto nel progetto a carbone non arrivavano a 3.500, anche perché c'è un tetto nell'autorizzazione che lo limita a quel valore lì, mentre invece la turbogas o le turbogas avrebbero superato di poco questo valore di poco carbone. Però questo è un dato sbagliato. Va corretto per potenza, energia e migliori tecnologie disponibili, e si ritorna a quello che era ovvio, cioè che le emissioni di una turbogas oraria, poi uno può farla funzionare tutte le ore che vuole, il carbone e la turbogas, però se guardiamo quelle orarie per liberarci dall'incertezza sulla durata del funzionamento, vediamo che ovviamente una centrale turbogas emette 3-4 volte meno di una centrale di quella centrale a carbone, e se valutiamo le migliori tecnologie disponibili per le turbogas fino a 5 volte meno e una quantità equivalente di ammoniaca. E questo per il confronto di quello che si può confrontare, cioè le emissioni di ossidi dei composti dell'azoto, l'ossido di azoto col suo catalizzatore per ridurlo. Rimangono le emissioni non confrontabili. Voi sapete che uscirando tonnellate di ossidi di azoto, centinaia di tonnellate di polvere e migliaia di tonnellate di ossidi di azoto da una città del carbone, e quelle ovviamente depongono a sfavore del confronto. Zolfo, cosa ho detto? Azoto, no, azoto. Mi correggo, grazie. Zolfo. Scusa, non si è capito bene. Le emissioni delle turbogas per quanto riguarda lo zolfo sono praticamente nulle. Per quanto riguarda le polveri non sono praticamente nulle, ma sono enormemente inferiori. Il particolato primario di una turbogas da 800 megawatt può essere all'anno può essere 10-50 tonnellate, moltiplicato per 3 per arrivare alla potenza di 1900 e rotti, siamo sempre
abbondantemente al di sotto di quella di una città di carbone. Quindi insomma il panorama del confronto emissivo era decisamente forzato, cioè si era forzato, c'era una svista sulla parità di potenza, c'era un po' di confusione sull'ora di funzionamento, si prendeva una turbogas con livelli autorizzativi del livello di Mantova, cioè di 10 anni fa, e non di livelli autorizzativi di adesso, dove giustamente, finalmente, il Ministero ha capito che non si può consentire in una zona che è tra le più inquinate al mondo per ossidi di azoto di emettere una quantità irragionevole di ossidi di azoto quando c'è la tecnologia per impedirlo. E quindi le parti successive ovviamente sono viziate da questo errore, come dire, questa svista nella formulazione dell'emissione, perché per calcolare le concentrazioni al suolo e poi degli inquinanti un modello parte dalle emissioni, quindi se io esagero di 3 o 4 volte le emissioni del turbogas non è sorprendente che poi al suolo mi trovo una concentrazione un tantinello peggiore ancora una volta per una centrale alimentata a metano. Di questo se ne era già accorto ARPAV in una sua analisi, l'ARPAV Veneto in una sua analisi del 2009, ha ripetuto le simulazioni fatte per la centrale a carbone e si è reso conto che lo studio di impatto ambientale e in questo documento è nel presente dei valori molto ottimistici, troppo ottimistici, perché in realtà, per esempio, in realtà comunque nel ricalcolo fatto da ARPAV le concentrazioni medie annuali dello zolfo al suolo sono il doppio e si arriva a 10 volte se si guarda il 90%, cioè i famosi 35 giorni peggiori per quanto riguarda le polveri sottili. E per quanto riguarda gli ossidi di azoto, sempre ARPAV si rende conto che il limite orario, che non deve essere superato per legge di concentrazione di questa sostanza, a questo limite orario c'è un contributo da parte della centrale che sale dalle modellizzazioni proposte da Enel dal 6% al 23%, cioè circa un quarto. Allora, in una grande area, grande quanto lo vedremo tra poco, che è già soggetta a formazioni di particolato di ozono secondario, a pressione sulle polveri sottili, a pressione sugli ossidi di azoto, accendere un fornello che contribuisce proprio con queste sostanze e con dei livelli che possono essere fino a un quarto del limite consentito, e si aggiungono a tutte le altre pressioni e pessima qualità dell'aria che già abbiamo, dovrebbe in qualche modo preoccupare. Questa vabbè la salto perché comincia a essere tardi, e vi faccio vedere qualche altra diapositiva presa sempre dal lavoro di un collega e di un collega di un'altra società su questo tema, perché fanno vedere qualcosa che ci riguarda. Vabbè, intanto che uno dei contributi, abbiamo detto ci sono, c'è il comparto termoelettrico, ma ci sono anche i trasporti sono le automobili, i trasporti su gomma, su terra, ma anche i trasporti via mare, e sicuramente a voi riguarda questa cosa perché c'è un traffico via via crescente nell'Adriatico di tutti i tipi, e ce ne sarà uno appunto attribuito alla fornitura di carbone, perché una centrale a carbone andrà rifornita con grosse navi che portano il carbone da, mi pare, da qualche parte in un deposito appena fuori la costa, e poi con delle bestioline, ma insomma con delle chiatte di una certa tonnellaggio, se non ricordo male 3.000 tonnellate, un 1.500 viaggi di andata e 1.500 viaggi di ritorno per portare in area centrale il carbone, che poi viene scaricato con tutte le cautele per evitare che si disperda il polverino, certo, però viene scaricato, movimentato e consegnato per la combustione. Ma oltre alla combustione del carbone, questo significa combustione di gasolio da
trasporto marino che non è dei più puliti. Questa è un'elaborazione che ci dà un'idea di quanto può essere vasto il cortile dei grandi impianti industriali e in particolare di produzione di energia elettrica. Questo è il pennacchio mediato credo su un giorno di tempo della città di Porto Tolle. Questa è una elaborazione di quando probabilmente andava a olio dell'ossido di azoto. Non ci interessa tanto la scala, sicuramente sarà stato in deroga a norma, non lo so, è passato, è il 99. Quello che ci interessa vedere è che l'intera pianura padana guarda al delta del Po, perché quello che si accende qui in qualche modo viene poi portato e spinto dai venti, e i venti dall'est europeo sono tutt'altro che infrequenti, viene poi spinto anche verso l'interno della pianura padana. E questa è un'altra elaborazione modellistica di un mese invernale e di un mese estivo. Se diciamo nel mese invernale occorre più spesso la tramontana, quindi la dispersione è migliore, la concentrazione è più bassa, c'è un contributo di polveri sottili attorno a un microgrammo verso il sud-est. D'estate sono più frequenti le calme di vento, quindi le condizioni peggiori per la dispersione degli inquinanti, e quindi ci possono essere dei contributi fino a 5 microgrammi di polveri sottili in un'area che non è proprio attorno alla centrale, insomma, come vedete è piuttosto vasta. 5 microgrammi sono pur sempre il 10% della soglia dei 50 microgrammi, che come dicevo prima è un termine di legge che toglie 36 mesi di vita in media agli abitanti della pianura padana, quindi non è il limite di sicurezza zero impatto. Niente, queste erano solo alcune diapositive sulle ipotesi di dove si fa passare il traffico per portare il carbone alla centrale. Sono previsti, credo ancora adesso, non so se è stato preso una decisione definitiva di quale viaggio si fa precisamente, di quali lavori si fanno. Comunque sicuramente sono previsti viaggi di chiatte, e non è stato, che io sappia, valutato un impatto, cosa che invece si fa regolarmente. Questa è una diapositiva che avevo già mostrato 4 anni fa di un istituto di ricerca olandese. In Olanda il traffico sui canali è usatissimo, ovviamente, però sanno che procura dei danni ambientali, ci sono emissioni, quindi valutano, a seconda delle varie sostanze emesse, qual è il costo dei danni ambientali che eventualmente va compensato in qualche modo. E qui c'è una stima sui 1.500 euro all'anno per 4 km, per 3.000 tonnellate di carico, eccetera, eccetera, che portava quella cifra lì. Poi c'è da portare via i residui, quindi i fanghi, il gesso, le ceneri, i sali cristallizzati. Ci vuole un piano di rifiuti, ci vuole anche lì un trasporto dedicato, perché ovviamente non si può fare discarica sul posto di queste quantità, e quindi il traffico aumenta. Per fare andare questo tipo di mezzi nei canali sono previsti degli scavi. Mi pare che l'ARPAV avesse chiesto nelle prescrizioni di fare dei sondaggi per capire cosa si andava a muovere dal fondo del delta del Po. Insomma, il Po è la discarica fluviale di tutta la Val Padana, dall'Ambro a tutti gli altri affluenti, e portano nel Po tutta la memoria dello sviluppo industriale del nord Italia, e passa attraverso i sedimenti di questi posti. Quando si vanno a toccare i sedimenti si rimettono in sospensione delle cose. Sapere che cosa è utile per non trovarsi con una pezza che è peggio del buco, insomma. E non so se queste cose verranno fatte, questi sondaggi, queste valutazioni verranno fatte e come.
Per concludere, le sigarette erano state citate anche prima dal dottor Chirga. Molte volte la conclusione di questi esami è: vabbè, però tutto è fatto a norma di legge. Allora anche questo strumento è venduto in tabaccheria a norma di legge, anzi è venduto proprio dallo Stato, dai monopoli di Stato, però voi sapete tutti benissimo che nuoce gravemente la salute, quindi non tutto quello che è norma di legge è necessariamente innocuo. Vi ringrazio. Poi siamo andati un po' lunghi con i tempi, ci sarebbe piaciuto aprire anche, ci fosse stato un po' più di spazio per il dibattito, però se qualcuno vuole dire qualcosa lasciamo il microfono aperto, no? Intanto chiedo a Marco. Come sapete non sono un tecnico, sono uno scienziato. Però ho avuto un po' un osservatorio privilegiato in particolare sulla vicenda della centrale di Porto Tollo, seguito alcuni processi penali e processi amministrativi che hanno riguardato la trasformazione a carbone. Alcune cose ve le devo dire, perché immagino che non tutti i presenti abbiano potuto seguire il processo penale che si è concluso qualche anno fa, nel 2006 ad Adria, e che ha avuto una conclusione definitiva in Cassazione l'anno scorso. Questo processo penale, che ha fatto un po' la storia di questa centrale durante il funzionamento olio combustibile fino al 2005, ci sono state in questo processo degli accertamenti, sono state accertate una verità storica, e tra queste verità storiche bisogna sapere, perché sono scritte ormai nelle sentenze pronunciate in via definitiva in nome del popolo italiano, si è accertato che per questa centrale per anni è stata fatta la scelta di un olio di combustibile di particolarmente scadente, con la consapevolezza che alimentando in questo modo la centrale ci sarebbero state emissioni ricadute con danneggiamento per l'ambiente e per le cose. È stata fatta la scelta, ulteriore accertamento storico definitivo, è stata fatta la scelta di non ambientalizzare questa centrale, cioè di non adeguarla fino al 2005 ai limiti a cui tutto il resto del paese, tutti gli altri impianti del paese si sono adeguati. Limiti, quindi la centrale di Porto Tollo è stato accertato, è stata l'ultima delle ultime dell'intero parco elettrico italiano ad adeguarsi ai limiti entrati in vigore nel 1990 nel nostro paese, si è adeguata soltanto 15 anni dopo. Si è ancora accertato in modo definitivo che questa centrale è stata deliberatamente tenuta priva delle tecnologie di prevenzione dell'inquinamento, ossidi di azoto, nitrati, che sono stati applicati, ossidi di azoto e ossidi di zolfo, che sono stati applicati in tutti gli altri impianti termoelettrici italiani. Per determinati periodi si è poi accertato che deliberatamente si è diminuita la manutenzione di questi impianti, con le conseguenze in termini di inquinamento che sappiamo. Tutte queste scelte, ha accertato la Cassazione, sono state le scelte di vertice, decise ai vertici aziendali più alti, addirittura ai vertici della holding, ai vertici della società capogruppo, gli amministratori delegati. Queste decisioni hanno configurato ovviamente dei reati, ma hanno anche non soltanto configurato dei reati, ma anche dei danni gravi ai privati, alle aziende, al territorio e all'ambiente del Po, che sono state stimati in diversi milioni di euro. L'Avvocatura dello Stato, solo per il danno ambientale allo Stato, ha stimato intorno ai 100 milioni di euro il danno cagionato da questi, fino soltanto al 2005. Questo ci dice, questo processo ci dice quella che in qualche modo molto sulla credibilità dell'interlocutore, evidentemente, che abbiamo davanti anche per il futuro, anche per la centrale a carbone. Questo è stato Enel fino al 2005, questi sono stati i vertici aziendali. E questo ci dice molto anche della considerazione che questa società ha finora avuto per questo territorio.
l'ultima delle ultime delle centrali termoelettriche italiane. Il processo ha riguardato soltanto l'impatto ambientale. Sull'impatto sanitario voi sapete che era stata avviata un'indagine epidemiologica che invece improvvisamente si è interrotta. Molte famiglie qui di Porto Tolle sono state coinvolte in quell'indagine epidemiologica improvvisamente interrotta. Ma sull'impatto sanitario c'è una notizia che è passata un po' sotto traccia nei giornali locali e nei giornali nazionali. Per la prima volta vengono rinviati a giudizio, sono stati rinviati a giudizio per ordine, per provvedimento del giudice per l'udienza preliminare di Rovigo, i vertici aziendali e direttori di centrali, quadri intermedi, con l'accusa di aver provocato un disastro. Questo disastro è consistito nella omessa, nell'aumento delle malattie respiratorie nei bambini tra i 0 e i 14 anni che risiedono nei comuni di Porto Tolle, di Rosolina, di Loreo, di Terre di Po, di Mesola, di Corbola, di Gorgo. E questo significativo aumento di patologie respiratorie si è verificato proprio laddove è stato accertato anche un'alta concentrazione di un inquinante tipico delle centrali termoelettriche, un marchio delle centrali termoelettriche, il vanadio. E questo aumento significativo è stato verificato da un'indagine condotta da un organismo autorevole di sopra di ogni sospetto, che è il registro tumori e epidemiologia ambientale dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Il processo si aprirà il 27 di settembre prossimo e devo dirvi che ci sono varie parti civili costituite, ma ad oggi non c'è il comune di Porto Tolle, il che a mio parere è semplicemente sconcertante. Questo per il processo penale. Due parole sul processo amministrativo. Voi sapete che a maggio dello scorso anno il Consiglio di Stato ha annullato il decreto di valutazione di impatto ambientale emesso dal Ministero dell'Ambiente per la trasformazione del carbone di questa centrale. Io vi voglio dire alcuni dati che sono emersi, perché si vedono scritte tante cose sui giornali locali, sulla stampa o su volantini di propaganda. Ecco, in cui vi dico altre verità storiche che sono state accertate in questo processo amministrativo relativo a questo progetto di trasformazione a carbone. Innanzitutto, non è affatto vero che questo progetto abbia avuto tutti i pareri positivi da parte degli organismi preposti. L'organismo fondamentale in materia ambientale, che è l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Veneto, aveva espresso un parere sì positivo, ma condizionato a limiti rigorosissimi che non sono stati previsti dal progetto Enel per quanto riguarda gli inquinanti più insidiosi di cui si è parlato quest'oggi, cioè proprio per i metalli pesanti di cui ha parlato prima il dottor Kirga, per le diossine e per i furani. E aggiungo le nuove leggi statali e regionali che sono state, si è tentato di cucire su misura per questo progetto nell'estate dello scorso anno, evitano proprio di parlare dei microinquinanti, cioè di questi inquinanti più insidiosi, perché il progetto deve passare così com'è. Secondo punto, non è vero che la trasformazione a carbone della centrale costituisce il miglior progetto possibile. Abbiamo sentito prima dal professor Cervino il rapporto tra carbone e metano qual è. Apro una parentesi, tutte le cose che sono state dette riguardo agli errori in cui è stranamente in corsa Enel sono alla base del ricorso per revocazione che verrà discusso il 13 aprile prossimo, proposto dalla Regione Veneto, la quale sostiene che il Consiglio di Stato si è sbagliato nell'esprimere la sentenza dello scorso maggio, perché non ha valutato proprio quei fondamentali pareri espressi dalla giunta regionale sulla base di quei documenti
fantastici prodotti da Enel negli scorsi anni. Non è vero che la centrale sia a carbone, non è vero che questo progetto sia conforme alle migliori tecnologie disponibili, lo stesso Consiglio di Stato ha accertato che non vengono rispettati i parametri per diversi inquinanti, parametri fissati dal quadro comunitario, dalle linee guida sulle migliori tecnologie disponibili per gli impianti a carbone. Insomma, ancora una volta mi pare che Enel riservi a Porto Tolle la soluzione peggiore sotto il profilo ambientale e forse anche sotto il profilo sanitario, a meno abbiamo sentito quest'oggi che cosa vuol dire dal punto di vista sanitario una centrale a carbone. D'altra parte ci sono studi recenti nelle riviste economiche americane di qualche mese fa. La più importante rivista economica americana stima che le centrali a carbone costituiscono per un danno per l'ambiente e la salute negli Stati Uniti di 53 miliardi l'anno, cioè è stato dimostrato che i danni per ogni kilowattora prodotto bruciando carbone costano agli Stati Uniti economicamente il doppio rispetto al prezzo di mercato di quello stesso kilowattora. E non è un caso allora se proprio quest'oggi si è data la notizia che l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti ha proposto una nuova legge per regolamentare in modo molto più severo il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione delle centrali a carbone. E mi ha fatto sorridere un passaggio delle dichiarazioni e dei comunicati stampa che sono stati diffusi quest'oggi. Pensate cosa verrà scritto secondo la proposta dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente nelle nuove normative. Secondo l'EPA le emissioni delle nuove centrali a carbone non dovrebbero superare quelle di una centrale a gas. Ho detto, ma è proprio quello che avevamo scritto nella nostra legge regionale istitutiva del Parco del Delta del Po. Peccato che il nostro Parlamento nazionale, i nostri consiglieri regionali, che sono molto più avanzati degli Stati Uniti, hanno deciso proprio di cassare quella norma che ora gli Stati Uniti e l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente americana ci vuole copiare. Non è vero ancora che la centrale a carbone sia una scelta compatibile in termini di inquinamento globale di CO2, l'abbiamo detto, non è vero che quella della trasformazione a carbone sia una scelta compatibile con la pesca, con il turismo, con l'agricoltura di qualità, perché la centrale a carbone è una scelta irreversibile e definitiva per questo territorio. Non soltanto per gli inquinanti di cui si è parlato, ma perché le centrali a carbone sono attrattori di due tipologie di industriali: i cementifici, che utilizzano i gessi di scarto degli impianti a carbone, e le discariche e i trattamenti di rifiuti per il CDR, per il combustibile da rifiuti, che sono utilizzabili in questi impianti. E la vicenda di Civitavecchia, dove si intende localizzare la più grande centrale di rifiuti del Lazio, è un segnale preoccupante. La comunità polesana, la comunità di Porto Tolle, è stata ripetutamente tradita da Enel. Al momento di costruire l'impianto si era promesso che nessun danno vi sarebbe stato all'ambiente, così non è stato. Era stata prevista un'indagine epidemiologica per monitorare lo stato di salute della popolazione e questa si è interrotta. Una legge nel 97 della Regione Veneto aveva imposto la trasformazione a gas di questo impianto, ma nessuno l'ha applicata e poi è stata trasformata. Nel 1999 un patto territoriale per il Polesine, sottoscritto dagli imprenditori, da tutte le forze sindacali, da Enel, aveva previsto l'accettazione della comunità locale del più grande terminale gasifero offshore del mondo, davanti, come sapete, sta funzionando davanti alle coste di Porto Viro, e in cambio avremmo avuto la trasformazione a gas della centrale. Il risultato è quello che è davanti agli occhi di tutti. Che cosa Giorgio mi aveva chiesto di parlare brevemente del futuro processuale? Vi ho detto del giorno 13 discuteremo di questa fantastica ricorso per revocazione della regione, discuteremo di un altro ricorso proposto
dall'Avvocatura dello Stato, che sostanzialmente dice: io non devo più applicare la sentenza del Consiglio di Stato perché ci sono le nuove leggi dello Stato e della Regione, quindi il punto è: prevale la sentenza dei giudici o prevale l'intervento del legislatore costruito su misura per questa vicenda? Ma non è che si chiuda tutto il 13 aprile. Il 13 aprile è un passaggio processuale, perché la strada sarà molto lunga. Innanzitutto c'è un processo amministrativo che è ancora pendente davanti al TAR del Lazio, che riguarda l'autorizzazione alla costruzione di quell'impianto. Quello deve essere ancora deciso. Ci sarà una sentenza di primo grado e una sentenza di secondo grado. Se a seguito del 13 aprile il Ministero dell'Ambiente deciderà di riavviare e di rilasciare un nuovo decreto di valutazione di impatto ambientale, beh, i ricorrenti sono pronti, verrà impugnato questo decreto di VIA davanti al TAR Lazio. Ci sarà un primo grado e un secondo grado. Se poi il Ministero dell'Ambiente tenterà e riterrà di rilasciare un'autorizzazione integrata ambientale, anche se questo progetto non rispetta le migliori tecnologie disponibili, ci sarà un'impugnazione al TAR del Lazio, un primo grado e un secondo grado. Questo senza passare, senza pensare alla Corte di Giustizia, perché se si intende, come pretenderebbe di fare l'Avvocatura dello Stato, il Ministero dell'Ambiente, rilasciare un nuovo decreto di valutazione di impatto ambientale senza operare il passaggio fondamentale che è previsto da tutte le procedure di VIA, di valutazione di impatto ambientale, che è la valutazione delle alternative, beh, qui ci sarà una violazione della direttiva comunitaria sulla valutazione di impatto ambientale, che denunceremo davanti alla Corte di Giustizia e quindi chiederemo l'avvio di una procedura di infrazione. Quindi c'è anche questo passaggio davanti alla Corte di Giustizia. Io volevo concludere qui per dirvi che mi pare che la giornata sia stata molto significativa. Mi ha colpito molto l'intervento del professor Setti e ci ha fatto capire come stiamo attraversando un periodo di transizione energetica. Le centrali termoelettriche, in particolare le centrali a carbone, come si è detto a un convegno di qualche tempo fa a Rovigo, sono la preistoria della tecnologia. Il futuro economico e occupazionale non passa attraverso questi dinosauri. E vorrei, per usare le stesse parole del professor Setti quando ha ricordato la frase di Ford ai suoi clienti, vorrei dire: Portodolle, scendi da cavallo. Portodolle, scendi da cavallo, perché il futuro è altrove. Il futuro è altrove. E la strada, c'è una strada comune, lo dico anche agli operai, lo dico ai titolari di imprese locali, c'è una strada comune che possiamo percorrere, ed è quella di chiedere subito ad Enel di fare la cosa che chiedono tutti, e cioè cominciamo a smantellare questo impianto. Questo darebbe immediato lavoro locale, immediato lavoro a chi ha grande bisogno di lavoro, alle famiglie che per tanto tempo sono state sfruttate, devo dire, nel senso che questo territorio ha vissuto quello che vi ho raccontato finora, e quindi io credo che quella sia la strada comune che possiamo percorrere. Che cosa succederà dopo? Io spero che sia una strada comune anche quella successiva, che sia la strada di un impianto a gas come transizione. Un impianto a gas si può benissimo realizzare, e l'alternativa è davanti agli occhi di tutti, è quella di una collocazione del più grande terminale gasifero a pochi chilometri dalla centrale. Questo è quello che auspico e ringrazio tutti. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, da dire, da in qualsiasi senso, siamo disponibili, ci scusiamo per l'orario un po'. E niente, noi siamo venuti qui questa sera, in pochi però, in rappresentanza un po' degli operatori turistici, per ringraziare il Comitato Cittadini Liberi di Rosolino di Portodolle. Allora è tardi. E anche perché, in particolar modo, Giorgio, perché a me piacerebbe forse che un giorno diventasse un cittadino onorario del nostro comune, perché è una persona che io conosco meno. Sì,
sindaco di Rosolina. Però di portafoglio sarei molto contento. Però è una persona che ho conosciuto da 10 anni e l'ho seguito, ci ha aggiornato, ci ha coinvolto in questa situazione e devo dire che è una persona splendida perché ha investito il suo tempo, dei suoi soldi e tanto impegno e si è dedicato moltissimo a questa impresa. Quindi è una persona secondo me che soprattutto a Portafoglio dovrebbe meritare molto più rispetto. Detto questo, quello che volevo portarti come messaggio a Giorgio è questo qua, che noi saremo sempre con voi, se avete bisogno di un supporto, noi ci siamo sempre e siamo convinti che il futuro del nostro territorio non sia questo quello che ci propone Enel, ma il futuro del nostro territorio ce l'abbiamo nelle nostre mani. Mi ricordo una parola che ha detto l'avvocato Cerruti prima alla fine, quando parlava del termine come esempio, nel senso che gli impatti territoriali dove erano stati sottoscritti anche dai sindaci di tutti i comuni del Delta, si era previsto di accettare il termine a gasifero per la riconversione a metano della centrale. Questa è stata un'ennesima balla che ci aveva raccontato con i cittadini, un ennesimo scempio al nostro territorio. Ci dicevano che il termine non si doveva vedere dalle nostre coste perché era molto lontano, e qua ce l'abbiamo tutti davanti alle coste di Rosolina, davanti alle coste di Porto delle Varte, davanti alle coste, bellissime coste del comune di Porto Tolle. E non ultimo i problemi della schiuma che c'è sul nostro mare, e quindi vuol dire problemi sia per la pesca, vuol dire problemi sia per le persone che mangiano quel pesce, e vuol dire problemi anche per il turismo, naturalmente, perché senza mare non si può certo fare turismo, perché non abbiamo né montagne, né colline, né altre cose da proporre. Però dove sono le risposte? Sì, ma state tranquilli, perché il termine porterà un sacco di posti di lavoro, darà un sacco di lavoro alle imprese locali, ci saranno un sacco di operai che vanno a lavorare all'interno del termine. Da quello che mi risulta, oggi sono 3 o 4 dipendenti polesani all'interno del termine casistro. E ci saranno delle compensazioni, ci saranno dei vantaggi per il gas, per chi vive nel territorio. Io vedo che il gas lo fanno sempre più caro, vedo che le compensazioni non ne sono arrivate, quindi le medesime palle che ci racconto. Intanto fateci fare le cose, dopo vi aiuteremo, vi daremo una mano. No, casomai prima si scrivono le cose, però purtroppo qui io l'ho detto, non ho paura di dirlo, fino a poco tempo fa facevo l'amministratore, l'ho detto anche in una riunione in provincia dove erano presenti tutti i sindaci, voi rappresentanti, quindi gli assessori delegati al turismo, era presente la provincia in un bellissimo piano che è stato candidato per la promozione del territorio, però ho detto, è inutile, da questa riunione dove c'erano... dei consulenti di marketing pagati apposta dalla provincia per studiare il marchio, il nuovo marchio polesca della promozione del territorio, delle strategie di promozione del territorio, è stata fatta un'indagine tra tutti i sindaci o gli amministratori comunque presenti per capire qual erano le potenzialità del nostro territorio. E indovinate cosa è venuto fuori come primo argomento, il più importante? Tutti dicevano che la cosa più importante è l'ambiente e il clima, il nostro letto del Po. Alla fine però non mi sono sentito di dirlo a tutti, gli ho detto sì, però è inutile che spendiamo dei soldi, veniamo qua per organizzare la promozione del territorio dicendo che la cosa più importante è l'ambiente del fiume, quando quello che vogliamo creare sul nostro territorio è una centrale che fa carbone. Quindi è come venire a parlare per costruire una casa e parliamo delle rifiniture, delle piastrelle, dei mobili quando ci mancano le fondamenta, cioè stiamo rovinando le fondamenta. Quindi l'ipocrisia, l'ignoranza da alcune parti, la malafede o il nefreghismo che c'è anche da parte della politica locale, dal mio punto di vista, è enorme. Mi vergogno di essere rappresentato tante volte da queste persone, anche se sono delle persone dal punto di vista, diciamo, umano, possono essere anche degli amici, che l'ho detto a chiare lettere anche in faccia, però è vergognoso che ci sia questo menefreghismo. Però ricordatevi una cosa, che il menefreghismo della politica deriva se c'è anche il menefreghismo dalla parte della società, perché qualsiasi sindaco, qualsiasi politico, se i suoi cittadini che gli chiedono una cosa non sarà mai in grado di dire no contro il volere dei suoi cittadini. Però se i cittadini se ne fregano, o comunque non fanno anche se hanno un pensiero, non lo fanno pesare verso la politica, questi fanno orecchie da garganti e dicono ah ma non lo sapevo, non me l'avevate detto, io pensavo che dopo una volta che i danni sono stati fatti. Ed è quello che si ripete da 20, 30, 40 anni nel nostro territorio, cioè prima si fanno le promesse, dopo un po' tutti si dimenticano. Ad esempio,
è stato quello che è stato negli ultimi giorni, quando c'è stato la Enel che ha dichiarato col suo amministratore delegato che molto probabilmente non è considerato prioritario l'investimento su Porto Tolle, tutti i politici di tutti gli schieramenti sono saltati fuori e che allora basta, è ora di pensare al parco, al turismo, all'agricoltura, che lo sviluppo del territorio è un'altra cosa. Fino a 20 giorni fa ci dicevano che il futuro doveva essere la centrale a carbone. Queste sono le persone che ci rappresentano, che governano il nostro territorio. Quello che volevo dire, Giorgio, grazie mille, continua così e forza che forse ce la faremo. Se c'è qualcun altro che vuole fare un saluto, è giusto, è doveroso citare l'unico sindaco presente, il sindaco di Rosolina. Sta presente, avremmo avuto giochi difficili, veramente difficili. Dichiaro conclusa la serata e grazie della partecipazione.